Ma fai partire intanto. È già partita, coglione del cazzo. Hai finito dell'immondizia che non sei altro, Madonna. Ma lì. Sei un rifiuto dell'immondizia. Proprio dell'immondizia. Neanche rifiuto. No, c'è un rifiuto dell'immondizia. Vuol dire che non ti prende. Vuol dire che della categoria immondizia tu sei un rifiuto. Esatto. Sì, tu sei. Fai parte. Peggio, peggio. Sei proprio peggio dei rifiuti normali. Esatto, perché i rifiuti normali magari trovi qualcosa che si salva. Sì, invece con Ray non trovi un cazzo di niente. Nel cazzo della pattuglia. C'ho dell'acqua qua, sì. C'ho tre bottiglie mezze vuote, guarda. Quindi è come avessi una bottiglia quasi. Se le lasci aperte fa anche gare. No, sono chiuse. Chiuse e appoggiate sul mio pavimento che è gelido, quindi è come se fossero in frigo praticamente. Sì. Ah, figato. Se provi a toglierti le calze, puttana Eva. Ciao Fede, buonasera. Ciao Fede. L'ho chiamato il gioco. Ciao Anshad. Sì, l'ho chiamato il gioco. L'ho chiamato il gioco. Mi mancano solo più due puntate di Tiger King, che uno nel gruppo di Telegram in cui Ray non vuole entrare mi ha chiesto... Oh, ma guarda che sei un bastardo. Non puoi invitarmi. Tu vai sul nostro canale, c'è un link che lo schiacci, Telegram. Sul nostro canale di che cosa? Di Twitch. Ah, sì? C'è un tasto con scritto Telegram. Ah, proprio così, Telegram. Sì, c'è proprio scritto Telegram. Se tu guardassi almeno il canale. Ciao Van Shadow. Comunque mi mancano solo più due puntate di Tiger King. Sono arrivato a quando finisce in galera. E dimmelo, così non lo guarderò mai. E no, tanto nella prima puntata c'è lui che parla della prigione, quindi ci puoi arrivare tranquillamente che finisce in galera. E poi oggi ho verificato, mi sono messo poi a cercare... Lo parlano un sacco di altre fonti, no? Tipo YouTube, video YouTube, campagne elettorali... E cioè, è tutto vero, è bello perché questo documentario non ha niente. Ma sei andato a cercarlo? Sì, sono andato a cercare. È tutto vero. Sì, devo cercare. Perché questo terzo documentario non è fatto con attori. Sai quei documentari fatti con ricostruzioni? Qua non ci sono attori. C'è proprio loro. Sono proprio loro. Perché loro stavano già facendo un reality show prima di fare questo documentario. Quindi c'è un macello di materiale, no? E non c'è neanche un attore. Magari c'è qualche scena dove si vedono da dietro che è ricostruita, non lo so. Ma il 99% della roba... Non sono attori, è tutto vero, e dici non è possibile. Ed è da guardare assolutamente col doppiaggio inglese, proprio per questo motivo qua. Perché secondo me c'è un personaggio in particolare che... Ma chi è che guarda le cose in italiano, voglio dire? I disagiati di merda che devono bruciare all'inferno e magari usano anche prodotti Apple. per esempio. La cosa allucinante di ciao Mezzaluce di sta online roba, è il motivo per cui bisogna darla in inglese, che c'è un personaggio che ciao Crono Super è secondo me è il più sporco dentro di tutti, una personaggio, una donna, ed è il tono della voce, c'è qualcosa nel tono della voce di sta donna che mi fa proprio pensare a un essere malvagio e crudele senza nessuna pietà. Ogni volta che la sento mi vengono i brividi, cazzo. Madonna, cioè... perché poi il fatto è che se non sono attori, parlano e sono così come parlano, quindi non è che fanno una voce. No, no, cioè... come si chiama Mario? Che figo, dobbiamo dare un nome a Mario. Sì, date un nome, sì, non chiamiamolo solo come i cani. No, no, ti prego, chiamate. Io che ho fatto in Final 6, ho messo tutti quando ci sarà Final 6 faremo solo nomi volgari, perché viene una figata assurda, avevo già provato. Vabbè, ma quello ok. È bellissimo. Non pensavo che la Nintendo permettesse di far cambiare il nome a Mario in un suo gioco, comunque. Datemi il nome di... Super Mario Bros. Bros. Quanti caratteri sono, per curiosità? Fai vedere. Uno. Ah, che bello. No, ho sbagliato. SFB, no, fa cagare. SFB cosa, no? Non fa ridere nei dialoghi, poi. Qualcosa di divertente, ragazzi. Super Rocco è già più carino. Come si fa a cancellare? Ah, così. Non ci sta. Fai di Mario Giga Bros. L'unico che ha avuto... solo Crono ha suggerito Super Rocco che potrebbe starci. Però non mi fa impazzire. Cringiario. Oh, Cringiario già mi piace di più. Però è cringe. È cringe essere cringe ormai. Dai, Prudenza.
Mari Albis. Ciao Prudenza. Ottone, che c'è? Dark Ace. Dark Ace è male. Perché fa molto cringe, però perché tipo anni 90. Ace mi fa morire, esatto. Senza, con la I normale. Dark Ace con la I normale, va bene. Allora, Dark... Che bello che la lettera vola verso l'alto. Guarda che la lettera vola verso l'alto. La K la faccio maiuscola perché sono un ragazzino anni 90 edgy. Dove cazzo sì. È la K qua? Perché tu facevi sempre underscore, maiuscolo, esatto, minuscolo. Esatto, c'è l'underscore qua, non c'è l'underscore. C'è... lo slash in mezzo ci mettiamo. E... I... Yes. I... E... Non ci sta, mi sa. Ah, porca troia, non ci sta, devo togliere lo slash. Che palle. Poi... Da Keye, senza l'S finale con lo slash in mezzo. Vai. No, vabbè. Apposta. Ma no, ma fa schifo. E quello è il bello. È fatto apposta. Sì, no, ma... Ho capito, ma chiama almeno col nome giusto. Ma no, è giustamente sbagliato. Mi piace che l'intro non parla neanche. Fatto che in questo gioco non esiste una traduzione amatoriale. Ciao Bazzarei. Ciao Bazzarei. Ho cercato dappertutto, non ho trovato una mezza traduzione del cazzo. Voi ci avevate giocato, ragazzi, a questo gioco del cazzo. Non è un gioco del cazzo. Infatti io ho giocato di brutto. Ma non mi ricordo niente. Cioè, poco, sinceramente. Io non ho mai giocato seriamente. L'ho solo giochicchiato. So che è un JRPG Square, molto facile. Molto veloce. E con un solo boss segreto che è tipo un riferimento a Final. Sì. E dovrebbe... Ed ha un sacco... È un humor molto... È scritto molto bene. Sì, l'avevo messo nella top perché era Dalbis che lo voleva mettere nella top, questo, mi sa. Sì. Era Dalbis. No, ma ci stava, sì, effettivamente. Sì. Cioè, non è male come gioco. Adesso, se salti addosso ai nemici, credo che è l'attacco prioritario. O qualcosa del genere. Il menu mi piace, il menu è figo perché tu schiacci, se fai attacco, usi sempre la B, no? Sì, sì, ho capito. E se vuoi confermare un attacco speciale, invece, usi sempre la Y, ok? Con la X, usi sempre la X per gli oggetti, però se da oggetti vuoi passare ad attacco, non devi tornare indietro o annullare. Devi solo schiacciare A. Ma questo è così anche Breath of Fire, tra l'altro. Sì, anche Wild Arms forse, anche Wild Arms 1 vero. Perché tu non schiacci lì A, cioè X quadrato, ma schiacci le frecce direzionali, lui torna e va sul comando che vuoi. Sì, sì, è comodo come menu. Eh no, è comodissimo. Beh, effettivamente Dark Ace, visto che ci sta tutto, visto che è il gioco di Adalbis. Esatto. Cazzo. Sì, si corre con quadrato, si corre, o con X in questo caso. Guarda come fa. Ma c'aveva già anche tipo jump lui. Sì, sì, però non serve un cazzo, perché tanto muore tutto in un colpo qua. Quindi sì, non, no, ma dico, ce l'hai spreco... già di base? Sì, ce l'ho. Guarda qua. Adesso gli faccio il salto addosso. Special, jump, tac. Ok. Ma anche la musica non era male, o sbaglio, se non la sento. Adesso qua però... siamo all'inizio perché non c'è neanche la musica delle battaglie. Però c'era una... ci sarà... dopo... una colonna sì, sonora per forza, figa. Squaresoft. No, perché adesso siamo all'inizio, quindi è il classico intro, senza musica per le battaglie, sai, quando tutto quanto è... È uguale, tipo. Ah, sì, fa il doppio colpo. Quando premi il tasto di attacco nell'impatto dell'attacco. Prova. Ma muoiono ogni un colpo? Non so se... Aspetta. Forse dopo. Boh. Se ha più vita, magari lo fa. Mi sto rompendo il culo a tutti, cazzo. Ah, le fiamme! E ricordiamo che sei suscettibile. Esatto. E dovrebbe esserci anche dei punti mezzi platform, presumo, in cui salti, credo. Vabbè, sì, più o meno. Ah, boh, dopo c'è anche il tutorial. E comunque, Tiger King è un documentario, giusto? Sulla vita di Joe Exotic, che era questo... simpatico personaggio, tipo classico hillbilly, tossicodipendente, fuori di testa, che ama le tigri. Però è la classica persona che secondo me aveva un potenziale, ma... Non è che c'è il classico che ama le tigri, cioè... Dai, io amo le tigri, cioè.
non è normale già di base che tu ami una tigre. Cioè, vabbè, ma se tu avessi una tigre, comunque ti darebbe un senso, no, di potenza allucinante. È presente, soprattutto che ti ascolta. Sì, tanto se sì, no, cioè, sì. Sei un miss, che scarso Bowser. Vabbè, comunque, la cosa strana è che è tutto vero e sa di vero, perché anche quello che vedi appunto è vero, no? Ed è assurdo, succedono delle cose assurde, e poi ci sono dei colpi di scena, tipo, è una storia incredibile, perché lui è fuori di testa completamente, e anche tutti quelli intorno a lui, c'è quello che ha l'harem di ragazze, che anche lui è un fan delle tigri. Mario The Chain, ah ok, Aim for the Chain. E tipo, c'è uno, sì, che... Sì, devi farlo cadere. Sì, sì, okay. Farlo cadere. Come si fa? Attacco. Ah, ok. Vai. Bam! Sì, però già, comunque, vedi uno che ha pensato di farsi già un reality show con tutti i suoi... Ma non l'ha pensato lui di farsi il reality show. Capito. Cioè, era uno da lui e gli ha chiesto... Che già l'ha visto, che ha detto... perché lui faceva... questo personaggio ci tiriamo fuori qualsiasi cosa, infatti. E però, anche lì, il reality show in realtà non l'hanno fatto, poi. Non spoilerò. Ma poi il reality show non è stato fatto. E c'è un motivo che si scopre nel documentario, per intenderci. È assurdo. E lui è il personaggio forse neanche più assurdo della serie. Perché tutto quello che c'è intorno è allucinante. C'è una che si è fatta mangiare il braccio da una tigre. Cioè, una tigre gli ha mangiato un braccio. Sì, non credo non se l'è fatto mangiare apposta. E il giorno dopo è andata, il giorno dopo l'operazione, appena gliel'hanno amputata, è andata a lavorare subito. Non gliene fregava un cazzo. Dove è andato? Non ho capito. E il giorno dopo l'amputazione è andata a lavorare subito. Ah, sì? Sì. Non gliene fregava un cazzo. Ho detto, boh, è stato un giorno come un altro, ho perso un braccio. C'è pure della gente completamente fuori, cazzutissima, cazzo. Corto come un atto. Oddio, oggi questo è successo, oggi ho perso un braccio. Sì. Beh, poi c'è uno senza le gambe. C'è uno senza le gambe che ha delle prostetiche fighissime. Tipo con tutti i disegni sopra spettacolari. E poi c'è quella più cattiva di tutti, che è tipo la buona, che in realtà è peggio degli altri, che è quella che dicevo prima, che forse ha ucciso il marito. Sì, fa la buona, ma in realtà sì, è una merda. Sono un macello di omicidi implicati, omicidi, tradimenti, poligamia, è incredibile, cioè, e poi ho guardato tutto, mi sono messo a controllare, ma è impossibile che aveva sta roba, e poi mi sono messo a guardare tutte le cose cazzo di articoli, sei andato a leggere, sono andato a leggermi degli articoli, guardando video su YouTube, perché facevano riferimento a dei video su YouTube che facevano proprio loro, no? È ovvio, e sono andato a vederli, ci sono ancora, c'è tutto, quindi è proprio boh, perché lui aveva un web show anche. Lui aveva uno show su internet del cazzo, tipo 80-90 persone, niente di che, dove diceva che voleva ammazzare la tipa che gli stava sul cazzo, quella cattiva, e poi sono minacce pesanti. È difficile entrare, cioè comprendere una situazione del genere. Beh, adesso io non ho idea, non lo guarderò mai probabilmente, perché non è la mia roba da guardare. Però uno dice, come cazzo è possibile che ci siano queste situazioni? Già uno con una tigre, voglio dire. No, lui è uno zoo. Dicevo. Ah, lui ha proprio possiede uno zoo. Sì, lui è uno zoo di animali esotici. Ah, vabbè. Ma ci sono, come ci sono nel mondo, se no non ci sarebbe nessuno. Ci sarà anche la persona che possiede uno zoo. Però da lì a essere... Beh, però se è uno zoo non, probabilmente non è che sei così tutto finito. Un zoo di animali esotici, lo zoo era tipo uno show, tu andavi, poi ti faceva coccolare le tigri. No, vabbè, quello ci può stare. Poi lui faceva lo showman. Vabbè, se quella è la tua vita, ci sta, nel senso. È un figo, però, cazzo. Però da lì ad avere intorno gente messa peggio ancora di te. Che poi lui va in diverse fasi. In base alla sua situazione, a fasi più e meno tranquille, diciamo. Sei il Joker, cazzo. sì, è tipo... Perché tutto va in base... Lui è una persona molto dipendente anche dall'affetto. Non è uno spoiler, perché nella prima puntata lui ha due mariti. Lui? Sì, lui ha due mariti. Perché è gay e in una relazione poliamorosa. Ha due mariti che però sono etero.
Ovviamente, tra per forza che sono e stare un tipo con lui perché gli sono mangiati legali dalla droga, eccetera. Sì, sì, un'immagine. Come si fa a salvare sto gioco? Va. Dark Ei e Mario Spad. Let's fucking go. Oggi nel negozio dove lavoro è entrato un vecchietto con il bassotto che si chiamava Ray. Guarda, è tutto accurato tranne per il bassotto, perché Ray non avrebbe mai un bassotto. Dove devo andare? World Map. Allora, aspetta. Mario Spad e Bowser Keep. Devo andare da Bowser? Un bassotto. Boh. Ma non ho seguito... No, il vecchio aveva un bassotto lo so. Di nome Ray. Ah, ho capito che il vecchio si chiamava Ray e aveva un bassotto. Ma figurati, ma secondo te una persona normale si chiama Ray? E beh, magari era straniero, cazzo ne ma so. Ma che cazzo, straniero. Ma che, magari... Periodo di quarantena, straniero Ray con un bassotto. Vabbè, così magari viveva già in Italia, cazzo vuol dire? Ma sì, ho capito, ma gli chiedi il nome anche. Eh? Sì. Gli chiedi il nome a sto stronzo che entra. Boh, è successo un casino. Vista Hill. Ah, adesso è diventato Vista Hill qui. Guarda che figo. Mica, guarda che giochi di prospettiva per il Super Nintendo, tanta roba stava sto gioco già. Faceva... No, questo era... Cioè... Cioè, dei bei esperimenti con la prospettiva 2D. Devo andare da Mario. Io voglio scoparmi Peach. Quando ci scopriamo Peach in sto gioco? Ciao, Reggio Don Panni. Quando ciao, la salvi, Reggio. Probabilmente. Ma, intanto, la usi anche qua come personaggio, in teoria. You're back so soon, you forget something, no? Ah, lui non parla. Lui racconta solo le cose con i gesti. Come mai? Perché Mario non parla. Sì. No, poi a parlare, poi negli altri giochi parla. Poi in questo GDR qua non l'hanno fatto parlare. Manca un bel po' a Peach, mica. Peach è figa, cazzo. Quanto è figa, capito, Peach? Ma probabilmente curerà anche lei, quindi figurati. Non prima credo, che la trovi. Non credo che curi. Non faceva. No. Dice che Lila si può darsi. Figurati. Sa, Todd. E Luigi c'è in sto gioco. Ma Todd è un maschio. Ci sono i maschi e le femmine. Ah sì? Sì? Di Todd. Sì, e tu ha detto, cioè. Do you know how to use items? Certo che no, lo ma so. Todd che cos'è? È un abitante del regno dei funghi. È un abitante, ok. Però non si chiama Todd. Todd, cioè, è... Todd è un nome, è la specie... È la specie o... dei Todd, sì. È la specie credo. Dei Todd, quindi sì. Questo qua non si chiama Todd. Si chiamerà, che cazzo ne so. Dobbiamo chiamarla Daphne oppure Serva. Daphne non vuole lei. Do you know about time edits? No, non lo so. Come si fa? Ah, hanno preso un Goomba da riempire di bot per i time edits. Che figata. Dai. First push A. Ah. Ah, è tipo il cognome, va. Push A again to attack. No, è per SNES. Wait a second. Ma lo usi le... Hit A again here. BAM! L'uppercut gli fa! Quello che era il doppio. Io ho un po' il culo, cazzo. Mi chiedo se io ho un po' il culo sto pezzo di merda. Anche prima che mi attaccano posso schiacciare A. Ma che figo, è super dinamica la battaglia di sto gioco. Adesso non è questo da strapparsi i capelli, però puoi fare delle cose in più. Infatti. Quello sì. Attacca. Non è male. Attacca. Ah no... Cosa mi sta facendo provare? Ah, jump. Sì, ti sta già dicendo delle cose che tu già sai. Push, anche qua posso schiacciarlo. Mamma mia. Ma fa più danno sul tempo giusto come te. Sì, se fai il timing giusto fa più danno. Sì, non è male. Ciao Todd, è stato un piacere ricevere un tutorial. Tu hai preso 3 Goomba innocenti e li hai usati solo per... Li hai schiacciati, fatti esplodere a pugni solo per... imparare. Vabbè, ma non è che di solito lo... Cosa li fai? Li fai passare tu? No, no. Vabbè, a volte se fai la speedrun li fai passare. Se fai la speedrun sì. That's right, we need to tell the counselor about the toadstool. Se andiamo al... E poi anche lì i Goomba cosa sono? Sono degli abitanti... Oddio, forse lo diceva nel... Cioè sono degli... gli lo diceva di nel manuale cosa? Di istruzioni del primo Mario, tipo gli abitanti corrotti da qualcuno...
Adesso io rompiamo il culo questo, guarda. Allora, mi stato in testa così penso di avere attacco prioritario, anche se non è vero. Poi faccio attacco. Bah! Ma peccato in faccia, figlio di troia! Di Goomba coglione! Ho sbagliato tasto, ho sbagliato anche. Dovevo morire con un colpo. E poi devo imparare a fare l'uppercut per i boss, cazzo. Ah, c'è un Todd in difficoltà, andiamo a salvarlo. Ah, ma puoi schivare i combat. Cioè, questo per essere un gioco del Super Nintendo. È tanta roba. E puoi schivare i combat saltando sopra i nemici. Cioè, è una meccanica. E questo già serve. Ha messo le feature di un GDR. Che tu tanto non hai voglia di fare gli incontri casuali. Perché è un gioco. Gli incontri casuali sono una merda. Perché è un gioco studiato per i fan di Mario anche. Quindi i fan di Mario dovevano trovare qualcosa. Vogliono saltare, vogliono usare qualcosa. Devono trovare qualcosa da fare. Andiamo a salvare il Todd. Anche sti scrigni qua che ci sta. Bah, mi rompiamo il culo a questo. Mi stavo dimenticando di abbassare il volume. Eh sì, perché hai fatto bam tipo 2-3 volte di fila. Allora ho detto, magari abbassiamo solo un attimo. No, adesso non ho fatto bam. HP Max, sto coglione. Preservare ha droppato sto figlio di puttana. Allora, guarda. Cosa ha droppato? Ah, mi ha dato HP Max, l'ho ucciso, mi ha dato una roba che mi ha curato. Mi ha curato la vita. Ah, non è che ti sei potenziato. No. Ma ce l'aveva gli equip, no? C'ha un cazzo. Cosa mi dà? Il menu ce l'hai? Sì, che c'è. Ma c'è anche gli equip, figurati se non li ha. Ah, vedi? Special equip. Weapon, armor, accessory. Hai 3 equip. Vabbè, va bene, già. Giusto. Ne hai già più di Final 10. Esatto. Porca troia. Flower used, magic power. Ok. Ah, Flower Saber, gli MP. Lo so, vi devasto come cazzo di hub. Di Bab. Mi vado in mezzo, figli di troia. Ce ne sono un casino di nemici. Io rompo il culo, non dovrei schivarli come niente. Lo so, però è meglio che ci siano tanti nemici che puoi schivare piuttosto che pochi così nemici puoi, che perché così puoi scegliere. È bravo, la scelta è sempre la miglior cosa, cazzo. Infatti non so perché nei GDR no, perché effettivamente mai più vai a caricare anche i... Insomma, in Final 10 mi penso che si devono caricare anche gli... Potevi farlo tranquillamente. I nemici nella... ma non so, i nemici mentre cammini, non so. Sai che roba, ci voleva niente. Potevamo farlo... lo facevano nei giochi della Play 1. È stata una scelta quella di mettere ancora i combat casuali. Diciamo che è strano, perché Final 10 già volevano fare un gioco casual per tutti, no? Toglili i combattimenti. I combattimenti. Devo salirli sopra, secondo me. Toglili i combattimenti casuali, no? Che è la prima cosa che allontana la gente del GDR. Bam! Sì, questo ce l'ha durissimo. Secondo me devo fargli jump. Ma fagli jump, appunto. E la fai andare per terra, sta troia. Bah! 82! 82! Abbiamo scoperto la debolezza delle tartarughe. Aspetta, no, ho sbagliato tasto. Ok. Io la pizza Lucifer la prenderò domani. Domani sera Io domani sera sushi. Chiamo domani sera sushi. Chiamo pizza paura. Non vedo l'ora, cazzo. No, io ho deciso sushi. Già chiamato, mi sono già accordato su come fare. Non vedo come l'ora. Come fai? Vado lì. Fai un troschino. L'incontro a metà strada. Tanto, metà strada, sì. Io sto andando a prendere del cibo perché non ho niente in casa. Ma la mistress. No, sushi. Ah, sushi. E vado e da... Dove lo prendi? Ryojin. Ryojin c'è anche ad Alba, no? Sì. Fa dei prezzi bassissimi, Ryojin. Controlla. Ok, però dove cazzo lo prendo? Te lo portano a casa? Dici? Lo fanno dappertutto. Penso di sì, è una catena. Quindi se iniziano domenica da noi, inizieranno da domenica anche da te. Ma domenica domani? Sì, domenica domani. Ma fighissimo come cosa. Sì, lo so. Ma cosa aspettavi a dirmelo? Ti ho detto adesso iniziano domani mi sembra il momento giusto di dirtelo. Quando vuoi che te lo dico? Domani? Te lo dico con un giorno di anticipo. Che cazzo vuoi ancora? Me l'hai detto per caso. Non mi hai detto come se fosse la cosa che mi stravolge il periodo di quarantena. Minchia. Spendi ogni volta 20 euro. Buona fortuna. Periodo di quarantena diventi... No, vabbè, 20 euro cazzo. No, conviene. Perché hanno l'all you can eat a 20 euro che ordini 6 piatti. E poi hanno quello da 11 euro. Però aspetta, 6 piatti cosa vuol dire?
Prendi anche 6 roll, puoi prendere. Puoi prendere 6. Sì, però se io voglio prendere tipo dei nigiri diversi, non è un piatto, no, ognuno, non... mi fotto. Ti fotti. Ma io ho fatto, io con i roll ho fatto due calcoli, mi conviene. Io faccio un all you can eat da 6 euro più un all you can eat da 3 euro. Da 10 euro. Così sono 9 piatti in tutto per 30 euro. Ah, ok. Livello 2. Livello 2. Che bastardi. Figo, c'è il bonus. Vai, schiaccia. Boh, schiacciato a muzzo, va bene. Non hai capito cosa dovevi fare. No, non ho capito assolutamente, ho fatto tutto a caso. Infatti. Ma possiamo andare avanti? No, dobbiamo salvare quel tipo. Allora. Adesso gli rompiamo il culo. Guarda, i combat sono velocissimi. È divertente sto gioco. Voilà. Owned. 90 e mi dà l'item il Todd. Ah, ok. Vabbè, questa era la storia, tipo. Cioè, il tutorial, tipo. Io posso mangiare solo la pizza fatta in casa. Anche io... anche io sono lontano. Per questo facciamo l'incontro. Facciamo un incontro a metà. A metà strada, tipo. La vita di Loki è tutta la No, beh, c'è qualcuno che porta lì, la pizza. C'è... Come cazzo si chiama quello lì? Lucky Two, puttana Eva. Non è quello. Quello in alto, sì. Ammazziamo quel figlio di puttana in alto che li fa spawnare. Vieni qua, figlio di puttana. Bastardo. Ma non lo infame maledetto. Infame. Ma che cazzo? No, ma secondo me non puoi. Non posso? A me no. No, devi saltare sopra i loro. Ma no. Non puoi, Perché è stato super loro, non è Super Mario. Secondo me se salti addosso a quello lì prendi danno. Non vorrei dire baggianate, ma secondo me se fai il jump su quello con le spine prendi danno. Dici che è possibile? Io provo. Sono curioso. Può anche essere. No, toglie zero. È immune. Zero, è immune al... Che figo. È immune al salto. Fagli l'uppercut, cazzo. Ho sbagliato. Devo farlo prima. Devo farlo prima che carichi il pugno. Comunque, ma cosa c'è da Ryojin da prendere? Tipo dei roll, ok. Io prendo i roll, poi prendo i coni anche. Ah, i coni, ma minchia, i coni. I coni hanno quella salsina dentro, però. Se lo prendi con la... Io prendo con la salsina, sì, con la salsina piccante. Sì. Non mi piace senza. Se no lo puoi prendere solo col sushi, non so come vuoi. Però magari io li fotto e prendo tipo un chirashi. Sì, puoi prendere il chirashi. E vale come uno, però. Come pezzi uno. Di merda. Sì. Ma infatti la cosa che conviene di più sono i roll. Tanto, scusami, tu hai i nigiri salmone, ti prendi i roll col salmone che sono uguali, solo che hanno il riso intorno anziché sopra, cioè non cambia nulla. Sì, no, ma lo so, prendo tipo gli osomaki. Io vado giù di... Però... sto per morire. Io prendevo di sicuro il... come si dice? Sto per morire. Magari guardate, se hai due. È più un fungo e sono a posto. Io voglio prendere, come si dice, lo spicy salmone, il mio preferito. Il roll spicy salmone. Non ho MP. Sì, ma il problema è che sono dei boss questi. Ma io un po' il culo. Uppercut, cazzo, in bocca. Hammer time, cazzo. Che è Hammer Brothers proprio. Sto provando a fare... Fanno un male cane, fra l'altro. Ho sbagliato. Ma li stai sottovalutando, sai cos'è? E sto anche provando... ho visto, ho fatto il block. Ma cosa puoi fare? Il parry, tipo? Sì, puoi fare il parry. Ho sbagliato. Hammer time, cazzo! Bam, 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 bam. Su questi non puoi fare il block. 8 danni. Solo sugli attacchi fisici? Sì, solo sugli attacchi fisici normali. No. Mushroom su Mario. Tanto mi fullo, bastardi. Voglio vedere. 30 di vita. Qua mi sono bloccato. Qua ho bloccato, credo, perché mi hanno fatto solo due fare l'animazione. E comunque, vabbè, sì, un roll così, un chirashi. Ma quanto è? 20 euro? 20 dici? Euro, 6 piatti. Beh, non è male comunque. Sì, se ti prendi i piatti giusti è onesto. È onestissimo. Se te lo portano anche, sì. Però non so se ad albero porta. Ma penso proprio di sì, è una catena, figurati. Cioè, non credo che... Scusa, tu l'hai già chiamati, cazzo? Li ho già chiamati. Hanno messo il post su Facebook... Il post su Facebook segnava post che pubblicato 15 minuti fa. Io ho già attaccato al telefono. Pronto, cazzo! Sporchi musi gialli, datemi il sushi, gli ho detto. E lo metto, noi portale da domenica, mi hanno detto.
Noi domenica, ti fatto mito caldo. Ah, io ho detto, minchia, figo, quello, io ho detto. Ho detto sushi. Ho detto, allora ci sentiamo domenica, io ho detto. Spaghetti alla piatla. No, non li voglio, cioè, ti voglio il sushi. Riso cantonese. No, ma che cazzo ho chiamato? Alla fine avevi chiamato il cinese, quello di primavera. No, ho chiamato loro. Ho fatto gli screenshot del menu, sono pronto. Ho già segnato i numeri. Ovviamente ordinerò quei numeri solo per ricordare per i vecchi tempi. Ma è il menu dove lo trovo? Su internet? Sul sito, sulla pagina Facebook c'è il menu da sport. C'è un menu ridotto da sport, fanno meno roba. Vabbè, ci sta però. Ok. Il problema è che non ho soldi, cazzo. Paghi con Satispay? Che figata. Perché Rio Gin accetta Satispay. Mi piace quando mi risolvi subito il problema, cazzo. Perché effettivamente non vado al banco, ma No, io infatti io ordino al telefono, ok? Ordino al telefono e gli dico: senti, ti mando subito i soldi via Satispay. Prima ancora che arrivino. Così è a posto. Non devi neanche fare la transazione monetaria, capito? Sì, sì. Ma lì come range di cosa c'era scritto? I rendi chilometri. A me dico solo asti. Ma tu sei ad Alba, è impossibile che non te lo portano. Sei in città, in pieno centro. Se non lo portano a te, chi lo portano? Ah, no, infatti, cioè, quello sicuro. Quindi, tu vai sulla pagina Facebook domani, perché loro mi hanno detto che hanno sbagliato a mettere il post. Hanno messo il post troppo presto per sbaglio, perché partivano da domenica. Ho preso il cazzo di martello, cazzo. Adesso io rompo il culo. Figo, comunque. Sì. Tanta roba. Lo so. Ecco, sushi potrebbe già risollevare un'altra voglia che ho da un mese, cazzo, di più. Sì, più. Io sono andato, sai che all'inizio... Anzi, io non ero andato neanche ancora prima che c'era il no, sono andato, sì, no, sono andato. Io sai quando sono andato? Periodo prima, sì. Sono andato, sai quando come si dice... era partito tutto. L'ho equipaggiato, merda viventi che non siete altro. Tu sei stato sulla testa della gente. E comunque è presente il... Ah, ma sta musichetta cazzo la usano in un gioco in Tidy Pitch. Sta proprio questa, l'hanno presa per un gioco in Tidy Pitch. Comunque, cosa stavo dicendo? Sono andato... Quando il lockdown era appena iniziato, i ristoranti erano ancora aperti. La prima cosa che ho fatto, sono andato al sushi da solo, subito. Io so già cosa succede, devo assolutamente andare al sushi prima che sia troppo tardi. Ma anch'io ho fatto così. La cam di lei è bloccata o sta immobile? Bella domanda. No, sono immobile, guarda. Mi muovo. Aspetta adesso. No, cos'è che volevo dire? Che okay. Il ristorante era vuoto, cazzo. No, a me c'era perché gente. La gente era già vuoto, nel senso, comunque non era pienissimo. La gente era già presa male allora, giustamente. Un po' di psicosi all'inizio quando non c'era un cazzo, però. Adesso c'è ancora di più. Sì, infatti. Infatti appena apri... Cos'è sta roba? Jump su. Devi andare nel castello comunque, non andiamo a fare A sui muri, su tutte le cazzo di case. No, ma stai sereno, vei. Ma io ti dico, ti do un castello, insight. Castello, qua c'è cazzo un castello, adesso ci vado, prima guardo cosa c'è qua, che c'è una stella, questa è l'in, ci facciamo un pisolino, dai. Vuole fare sesso? Chi? Ah, il bambino, no, cazzo. Mi hanno telefonato? Chi è che mi telefona? Ryojin, magari. Ma... Dice, noi... Ordinale! Non possiamo venire domani. No, mica gli do fuoco al locale, cazzo. Questa è benzina. Ah, questo è il negozio. Vedi che c'è il negozio. Compriamo qualcosa. Comunque, nel gioco in Tidy Pitch. Pitch. Si chiama Bario is Missing. Bario is Missing si chiama. Quanti ne ho? 6. Non prendere delle cose che non servono, per favore. Eh no, mica c'è la coda di Fenice, cioè. Quanti coins ho? Ne ho una di coin. Ho finito i soldi. Buon, perfetto. Ma cosa hai comprato? Niente. Ho preso delle medicine. La coda di Fenice.
Vabbè, comunque. Quando sei da solo. Vabbè, avrò degli amici. Adesso mi dà un amico di sicuro. Figurati se non mi dà un amico adesso. Mi darò tipo un Todd che mi accompagna. Vabbè, comunque, su Mario is Missing c'è Peach, che non c'è più Mario. E Peach è una gran zoccola in questo Mario is Missing, non ci crederete mai. Ovviamente. E si scopa tutti i Todd, tutti i nemici. Ed è proprio un platform. Tutti, sì, proprio. Sì, sì, è un platform dove dal primo all'ultimo. Sì, cazzo, ti puoi scopare tutti i nemici. E poi ci sono tutti i finali in base a quanti personaggi ti sei scopata. Cioè, oddio, è about. Che cazzo. Che è? Ah, no, stava raccontando. È lui che stava raccontando. Ah, ok, ok, ok. E beh, comunque. Alla fine della fiera è bello. È un bellissimo gioco. Con delle meccaniche. È un gioco in flash. Se avesse un gameplay più raffinato, sarebbe una figata. Perché è molto rozzo e grezzo, no? Però le scene sono proprio belle. Infatti, io sblocco sempre la galleria con i cheat. E guardo la galleria. Sì, la galleria per. Sì, è un per, piacevole. No, per vedere come sono fatte bene le animazioni. Certo. Sì, perché a me piacciono molto le animazioni fatte bene, no? Quindi tu sei un cultore. Sì, dell'animazione. Delle animazioni. Me va già a morire quando, parlando di anime, non di hentai, ma di anime normali, tipo Dragon Ball, Bleach, così, e Naruto, quelle robe lì, no? Naruto! Me faceva scassare quando dicevano, ma quanto era animata di merda questa puntata. Ma si vedeva proprio, cazzo, che si vede. Ma loro erano proprio fissati, lui e un altro, proprio fissatissimi sul fatto, guarda, questo combattimento non c'aveva voglia di farlo, era animato di merda, le cose. Ma sì, ma... Vabbè, mica i combattimenti animati di merda fanno cagare, cioè. No, capito, ma non, erano io che non me la davo, sì... combattevano normale, un cazzo di anime, invece no. Beh, no, stavano fermi per un quarto d'ora, non è un combattimento. Tu quando combatti stai fermo un quarto d'ora. Scusami, fermo per un quarto d'ora non vuol dire animati di merda, vuol dire che fa schifo l'anime. Comunque, o no, quel pezzo vuol dire che cagare. Sono animati di merda, quello vuol dire. No. Cioè, sì, cos'è vuol dire essere animati? No, perché animati di merda è tipo... che durante il combattimento si vedeva proprio che le animazioni erano fatte male, voi dicevate. Non so da cosa lo si capisce. Il fatto che stavano fermi. Porca troia! Ti ho detto di no, ma il fatto di farli rimanere fermi è una scelta... per risparmiare soldi. Perché gli anime sono fatti tutti a budget da 1000 studi diversi, piccoli, ovvio, e coreani. Okay. E fanno cagare il cazzo. Ma non vuol dire che è animato di merda. Vuol dire che semplicemente non è animato. Tu, esatto, guardi One Punch Man, che è animato da Dio. I combattimenti sono da cinema. Eccolo di nuovo. Che non capisci un cazzo. Sì, esatto. Sai, devi morire. La seconda stagione, infatti, è animata di merda di One Punch Man. Tranne un paio di puntate. Perché lo studio che ha fatto la prima stagione di One Punch Man è uno studio che contro cazzi. Cioè, infatti, è una figata tutti assurda. Bocci. Boci. E infatti è lui, cazzo. Ma a parte lo stile particolare, perché quando tu animi e gli dai anche carattere, sono solo punti in più. Ma non è pigra l'animazione di One Punch Man, pigra. Perché ci sono i personaggi che sono sempre dinamici, i personaggi trasmettono sempre emozioni, e anche quando fanno le cose cheap... Sembra sempre stilizzata, in modo che ci segua una logica nello stile dell'anime. Perché ci sono quei momenti lì. Poi i momenti importanti sono tutti vivi, cioè... che devo fare? Schiacciare A, cosa devi fare? Mallow si è inserito nella mia parte. E quindi? Mallow, top. Oh, c'è un amico, vedi? Volevi un amico? Guardalo lì. E così posso resuscitarlo se muore, che figo. Non lo fai combattere, no. Special Thunderbolt, minchia. Forte questo. Ti rompe il culo con Thunderbolt. Allora, aspetta, dove andiamo adesso? Io non ho seguito la storia, però. Ah, vai nel castello. Ma sono girato nel castello. Vabbè, a parte che esco e ci sarà tipo il posto nuovo dove andare, guarda. Strano, non c'è il posto nuovo dove andare. Come no? Quello lì. Eh no, questo è già andato. Bowser Keep, Vista Hill. Ah, mi sa che mi avevo perso un pezzo.
Non è ovvio sto gioco? Allora. Vabbè, c'è. Aspetta. Siamo già bloccati, dai, fai schifo al cazzo. Ma perché qualcosa devi leggere in sti cazzi GDR, puttana Eva. Vabbè, ma io stavo parlando perché, di pornografia. Perché non c'è la... Tanto basta che vado dal re, e il re mi dice, Mario, che cazzo ci fai qua? Dovresti essere infatti, là. Devi andare a... Esatto. Cazzo di caverna. Solita, città caverna. Dimmi. Puttana Eva. All we can do is to wait here. Don't let us down. E dobbiamo trovare... dobbiamo trovare la principessa. Beh, grazie al cazzo. Devi rientrare nella foresta, dice Crono. Ok. Grazie, pensa, Crono. Però, pensa. Ma io di Crono mi fido. Crono comunque è uno degli utenti che segue il canale col pene più grande di tutti. E questa feature gli consente di essere più credibile. Ha più spazio, ha molto più spazio per immagazzinare le informazioni col suo grosso pene. Capisci? Sì. Rispetto magari ad altri utenti. Adesso devo fare Thunderbolt su quello lì, secondo me. Faccio jump su questo. 92 e ci saluta la grande. E Thunderbolt su sto figlio di puttana. 28, ciao. Sì, soprattutto nei GDR vecchi, bisogna parlare con tutti e qualcosa poi succede. Esatto. Ma io dobbiamo uccidere la... E poi le sono tu di merda. Ma non fa niente, sta lì, è innocente. Vabbè, massimo. Aspetta, qua c'è niente. Ah, bastardo! Me l'ha tirata addosso sto figlio di puttana maledetto. Adesso gli rompo il culo a questo, va. Adesso c'ho il martello. Ma il martello... Boh. Martello P. Non spacchiamo. Lucky tu! Lucky tu! Che figo però che l'arma... Che l'arma fra l'altro cambia proprio l'animazione dell'attacco. Vabbè, è un'arma, cazzo. Lo so. Vabbè, andiamo... Ah, ma tu dici che il martello non è un'abilità. È quella la sua arma base. Allora ci sta. Ah, un Goomba! Martello scala in forza, esatto. Poi Mario c'è una forza della Madonna. 46! Lui con cosa picchia, scusa? Con i pugni. Dei pugni molto lunghi, fra l'altro. Infatti sembra tipo Dalsing. Pensa a fargli fare il fisting da quello lì, lei. Ti piacerebbe farti fare il fisting da... No, non particolarmente, non me lo fa da un chilometro, cazzo. Oggi, fra l'altro, io ve lo dico a voi, ho fatto una proposta indecente a Ray e Ray mi ha insultato gravemente, fra l'altro. Mi ha fatto proprio degli insulti gravi. E ditemi se è una cosa da insulti gravi, secondo voi. Ma non è un insulto grave, mica l'ho saltato te. Io ho detto, potremmo provare a fare sul canale... Una Nuzlocke di Pokémon. E intanto aspetta. Mia prima risposta, secondo voi qual è stata? Vi prego. Cioè, lui ti dice, un messaggio è: Potremmo fare una Nuzlocke di Pokémon sul canale. E prima domanda mia, quale potrebbe essere la prima? Sì, che cazzo dici, ma secondo me devo andare qua di nuovo. Che cazzo è Locke Bastardo? Ma il trisoma a Capodanno c'è stato, ma chi è stato? Intanto l'ha buttato lì ogni tanto, ma ce l'ha già stata sta domanda. Locke si è proprio un coglione. No, non è stato un... Ma non... Ecco. Nuzlocke, ma che è? Che cazzo ne so cos'è un... Innanzitutto cos'è un Nuzlocke? Primo. È bella la Nuzlocke, è super stimolante. Sì. Ma fosse di un'altra cosa? Invece è proprio la Nazo che può solo di Pokémon. No, cioè, funziona su Pokémon, su altri giochi non avrebbe senso. No, non è tutto a random. Ci sono le ROM maccate che ti impongono di usare le regole della Nuzlocke. E ce n'è una di Pokémon rosso. Ma cos'è sta Nuzlocke? Cioè, è una modalità, È una sfida, praticamente funziona così. La Nuzlocke base è... I Pokémon, se muoiono, è permadeath. Quindi... Sì. Un Pokémon che muore, saluta. E poi, quando entri in una nuova zona, ok? Quando entri in una nuova zona puoi catturare solo il primo Pokémon che trovi. Nient'altro. E per salire di livello devi farti gli allenatori, non puoi farmare. Perché in ogni zona hai Ma farmare nel senso non puoi fare i selvatici. I selvatici non ci sono, ce n'è solo uno per zona di selvatico. Che puoi catturare. Esatto. Però se non lo catturi sono cazzi tuoi.
Sì, però tipo se ti muovere, che cazzo ne so, il primo che prendi? Cazzi tuoi. Puoi fare game over totale, infatti. Se tu fai wipe da un allenatore, si cancella il salvataggio, praticamente. Tipo sì. Isaac. Tipo Isaac, cazzo c'entra Isaac. Sì, nel senso che devi ricominciare il gioco. Sì, sì, ricominci il gioco. Quindi puoi fare proprio game over definitivo sulla Nuzlocke. È difficile comunque, Devi conoscere proprio bene il gioco perché devi sfruttare... Ecco, ma io quello che poi subito dopo è arrivato l'insulto grave. Ma non l'insulto grave riferito a Locke nella sua persona, nello specifico per una volta. E bravo, mi fa cagare il Pokémon, puttana bastarda. Perché, minchia, non mi metto di sicuro a disquisire di Pokémon. Mi dà proprio fastidio. La madonna, pensavo fosse così facile. Ci giocava fra l'altro quando era piccolo. Ma no, ma infatti io non è che... Ma qual è il problema? Ci giocavo quando avevo un'età che mi piaceva giocarci. E poi mi sono rotto il cazzo, effettivamente. Sono passati 10 anni, va bene così. Vabbè, adesso, vuol dire, ma è diverso. Di Pokémon, puttana Eva. Non è che parliamo di Pokémon, adesso stiamo parlando di Mario. Capito, però... Adesso stiamo parlando di Pokémon, in realtà, vedi? Nel tuo non voler parlare. Ma perché tu me le stai facendo portare e mi sto incazzando anche. Sai cosa potremmo giocare se no? A Minecraft. Una bella mod ecco. GDR di Minecraft potremmo fare. Sì, che ci rompiamo il cazzo perché non... Nel senso, prima che costruisci qualcosa di decente passano degli anni. Uno, perché non sei capace, e due, perché ci vuole una vita. Fare quei salti non sono ovvissimi, secondo me. Ma va, c'è il fiore. Aspetta, guarda che ste meccaniche avanzate già ci sono, mamma mia. Opa, ma gli chiama affanculo, aspetta. Cazzo, no, adesso? Ah! Boh! Ma, cazzo. Beh, sicuramente rispetto ai Pokémon può essere qualsiasi cosa più interessante, voglio dire. Di cosa? Ma, no, di qualsiasi altra... Di un altro argomento. Cioè... Vabbè. Non parlare di Pokémon. Non so perché i Pokémon. Non so perché è questo. Porca di quattro. Non so perché è questo odio verso i Pokémon, fra l'altro. Ma cioè... no, non è odio, è che mi dà fastidio. Cioè, che palle. Non è un tempo addietro. Giustifica il tuo odio. Ma non è. Giustifica che non è più tempo, secondo me, di parlare perché? Di Pokémon. Perché? È morto un tizio! Sì, perché fai schifo comunque. Guardiamo questi cazzo di numeri ogni tanto. Posso finire? Aspetta, prima mi fullo. Di whipare. Ma ho salvato adesso, coglione del cazzo. Mica, ma questi sono fortissimi. Mi ha fatto. Oh cazzo. Si sta masturbando Mario nella prima vignetta lì, hai visto? Io faccio runaway comunque. Questi non sono ovvissimi, Kentran, oh cazzo. Fa morire quello che è straiato morto. Mi ho pure il culo, 24 mi ha fatto sto figlio di puttana. Autoload sto gioco, che figo. L'autoload non è male. Sì, però adesso abbiamo perso le exp che abbiamo fatto. Sta facendo un tributo. Come avevo detto, annientato, cazzo. Ho fatto double punch anche con questo. No, ma lui cosa fa? Lui quando va nei negozi compra tutto medicine perché sa che deve usarle invece di comprare delle armature o delle protezioni. Ma io la protezione non la uso, lei lo sai benissimo. Io sono full damage. Ok. Sta evocando Teschio evocato. Dove devo andare? Aspetta. Non so, prima l'hai fatto tu. Sì. L'hai fatto giusto anche. Aspetta, dove cazzo sono? Di qua devo andare, guarda. Lo so. Gravissimo. Finisce lì, nel senso. Cioè, la sfida non mi dispiace come... Per dire... Muoiono tutti. Nel senso, muoiono... Se fai una cazzata muori. Se fai una cazzata muori, quelle robe lì. Però che quindi ti fa. Devi essere concentrato nel gioco e oltretutto saperne. È un gioco a turni, non è che devi essere concentrato. Sì, no, però devi saperne e ti dico io non ho voglia di pensare a come giocare meglio a quel cazzo di gioco. Ok, madonna mia, che uomo acido che sei, madonna. Cos'è? Uno scrigno segreto ho trovato.
un secret chest. Ofumana chest in the night. E non aveva niente, però. Era tipo un item. Cos'è un item? Kevo cola. No, lo so, ma sarei che tanto finisce subito Nuzlocke, nel senso. Sì, sì, primo nemico muoviamo e via. Primo nemico moriamo, perché ovviamente... Ma perché dobbiamo seguire quel figlio di puttana che ci ha fatto? Io lo seguo più di qua. Va che roba. Va. Bah! Ma figlio di troia. Wow! Dobbiamo far male, che poi ci vanno pure nel culo questi nemici. Che i dinosauri di prima erano fortissimi. Ma cosa hai trovato nello scrigno? Scusa. No, è una roba che resuscita tutti. Resuscita OE. Che potrebbe tornarci utile, secondo me. Figo. Bomba. Ma il martello mi sa che non posso... Che non cambia se... Lui fa il double punch. Comunque oggi stavo giocando di nuovo a Final 10, no? Stavo andando avanti per i cazzi miei. Ma guarda che c'è da farmare un casino in quel gioco. Endgame, dici? Endgame sì. Di tutto? Ma proprio tanto c'è da farmare. Ma perché? Guarda, scappano quei cazzi di dinosauri. No, quindi dobbiamo prenderlo. Beh, perché allora... C'è uno scrigno lì, lo voglio. Voglio prendere quello scrigno. Ma occhio, questo ti rompe il culo, eh. Infatti mi furo la vita adesso. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Cosa stavi dicendo? No, che bisogna farmare in Final 10, ma proprio tanto. Per fare sì, endgame è tutto farming, è un autore di coglioni, infatti. Infatti. L'endgame cioè, di quel gioco... Io credevo fosse più divertente. No, cioè, l'endgame di quel gioco è vero, quando c'hai i boss... Quando c'hai i boss... Sono divertenti, ma tanto non puoi farlo perché prima devi farmare. Devi avere 99.000. Devi avere tutte le stat a 255 per fare sì, quelli. Devi, per fare quelli, sì. Perché loro ti tolgono comunque tutta sì, la vita. Sì, infatti. L'unico modo è avere tutto quanto al massimo sempre. Cioè, forse non è giustissima come cosa, secondo me. Sì. Cioè, adesso ripensando di ti spinge a rompere il meta del gioco, se ci pensi. Infatti. Non ma è se giusto. Non sbaglio, nella prima noi non abbiamo la prima versione del gioco in Europa, no? Nella prima versione del gioco quella giapponese. Poi hanno fatto una seconda versione in Giappone, che è quella che è uscita anche da noi come versione europea normale. C'è un nemico di Donkey Kong. E comunque nella prima versione non c'erano i Darkeoni, se non sbaglio. Ah no? No, figurati. È perché ho letto che hanno aggiunto tipo 11 boss segreti. Io me lo ricordo. No, lo so che tu te lo ricordi, ma la prima versione del gioco non è mai uscita in Europa. È uscita solo in Giappone. Mi Maronna colpì, Thunderbolt! Ma OP, cazzo! Porca troia! Non l'hai mai usato comunque. È usato adesso. Ma capisci un attimo? Puoi spostarti forse. Get the bonus. Cosa facciamo? HP? Magia o potenza? Magia a sto punto. Magia sì. Lui, Vabbè, comunque. Ho letto sta roba che quegli 11 boss segreti che hanno aggiunto deduco che siano i Darkeoni. Sto capendo. E ci sta effettivamente, sì. Ok. Forse l'unico boss che c'era prima era quello dello Zolab. Infatti ma se il problema è quello dello Zolab. Cioè, prima che lo prendi sì, diventi vecchio. Tipo, tempo che lo farmi hai 20 volte 99.000. Sì, no, infatti. La stella. Figata! E prendo l'expa anche! Coglioni! No. Sì, sono salito di livello! Cazzo. Sono salito di livello! Level up, figata. Bitches! Ma che questo figo! Questo è figo, vedi? Attacco, Mario. Mario P. Mario è il nostro DPS. Ancora? No. Come si fa a prendere questo scrigno qua? Ah, dobbiamo fare sta roba. Figa la stella, comunque. Sì. No, l'altro. No. No. È lento, okay. Cazzo. Lo so, aspetta. Mica sotto sono 1000. No, è... porca di quella troia! Aspetta, attack perché uccido di un colpo questo. Tutti stanno dicendo vai di magia, noi attacco. E la magia ce l'ha... Ce l'ha coso? Non ce l'ha Mario? Non cagate il cazzo. Tra l'altro... HP Vein. Cos'è HP Vein? Se ne cura. Sì, guerriero della fede, Mario, cazzo. C'è anche il martello, quindi la mazza. È forza, allora. Il martello è un'arma forza, no? Sì, il martello sì. Mi ha fatto la mazza, che è un'arma fatto qualcosa, fede. Mi ha fatto. Un palloncino.
Là, gli ho rotto il culo, sti bastardi. Beh, ma adesso già a livello 3, già diciamo la nostra, in mezzo a sta marmaglia. Aspetta. Devi essere un pelo più preciso, perché non è precisissimo. E no, perché fai i salti con sta prospettiva del cazzo! Lo so, infatti. Thunderbolt. Aspetta, aspetta. Ho sbagliato tasto, però va bene lo stesso, tanto faccio Thunderbolt di sfondo. Non ho capito il timing di Thunderbolt per potenziarlo, però. Ma se non lo sai tu. Puff, è scoppiato. Aia, Mario fra un po' ci saluta. Senza fare un po'. Attenzione al game over. È qui sicuro. Aia. No, beh, aspetta. Curalo. Resuscitiamo Mario. Ma sprechiamo una cura, cazzo. E le ho comprate. Una ne hai comprata. Pick me up, ne ho due. Ho sbagliato tasto. Pick me up. Pick me up su Mario. Sì, però magari vediamo quanto tira su. Infatti, full vita. Fanno malissimo i nemici sto gioco. 10 fa male. Ammazziamo sto cazzo di coccodrillo, va. 46, coglione. 10. Adesso questo lo ammazziamo con calma. 7. Bam! Questo dovrebbe darci un po' di exp. Ma non è l'exp il problema. Il problema è... Scusami, special. Cos'è HP Rain? Ci sarà scritto. Fa cura, sì. Comunque gli oggetti servono e ne abbiamo pochi. Pioggia curativa. Sì. Ma se sei 1000 mushroom. Ma sono... Sembrano 1000, ma non sono 1000. Sono tipo 4-5. Allora. Porca di quella... Puttana maledetta. Troia. Aspetta, aspetta. E non è aspetta, è che non riesco a... Ma basta che stai sopra! Tu continui a muoverti. Mi dici che continui a muoverti, perché io sono lei, tu devi stare fermo. Sì. Alla fine basta che scendo e salgo ogni volta, in effetti, senza fare i salti. Aspetta. Aspetta. Sto aspettando. A posto. Cos'è? Ah, un fiore. Che mi ricarica gli MP, tipo. Credo che ti ricarichi gli MP. Oh. Là, un fungo che ci cura. Tanto ormai abbiamo livellato di brutto. Allora, aspetta. Prendiamo sto figlio di puttana. Prendilo, cazzo, ma devi correre. Sto correndo. È la storia, il dinosauro. Eh beh, devo continuare a inseguirlo finché la storia non si sblocca. Preso. Quindi... nasconde sto bastardo. Ah no, continua a scappare. E quindi? What is this? You full couldn't chase down a pumpkin. Ok. In realtà ti troviamo sempre. Forse devo saltargli in testa a sto punto, secondo me. Dobbiamo farci vedere e saltargli dietro, secondo me. Ui. Che palle. Sì, che quando mi vede si triggera, vedi? È solo così. E sono stato... Figlio di puttana? Come funziona? Tu sei un ninja. Bam! Ah no. Non capisco. Difficile sto gioco. Dici di ammazzarlo. Come lo ammazzo? Che cazzo ne so. Io sto saltando in testa. Pezzo di merda. Guarda come qua. Ma ti fai sempre vedere. Lui parte prima. Ma guarda, anche quando arrivo da dietro. Forse se vado piano. Ah no, vedi, si gira. Si gira, il maledetto. Che figlio di puttana. No, ti giuro, non cerco la guida per Mario RPG. Bam, l'ho preso. Ah no. Sì, sì. Allora, prima diceva 100 anni, adesso dice 50 anni. Quindi vuol dire che sono migliorato. Devo colpirlo in testa ogni volta. E piano piano ce la faccio. Vaffanculo. Ma devi correre, cazzo. Sto correndo. Bam. Guarda. Take you. Bam. Preso. Abbiamo fatto. Adesso gli facciamo il cazzo di all'americana. All'americana lo riempiamo di botte. Sto figlio di puttana. Allora, finalmente ci combattiamo. Adesso. Special. Jump. Bam. 35. Thunderbolt.
Uno. Oh, usa le cazzo di abilità le hai. Mica 20 mi toglie sto figlio di troia. Che è su 30 effettivamente. Ogni sì. Ma lui no, attacca e con l'altro fai HP Ray. Ma va. All'altro devi fare Thunderbolt. Ma toglie più Mario magari. Vediamo. 15. Vedi? Gli togliamo un cazzo. Allora facciamo Y Fire Orb magari. Oh! In che cazzo è? Che figo! Devi spammare, cazzo. 52, coglione! Boh, mi ha dato il punto debole. HP Rain. Su. E minchia, il Mellow sta muovendo. Divide proprio lui. Sì, si apre in due quando lancia gli incantesimi. Deve essere doloroso. Sì, ma non è merda, una cosa... Non posso più farlo Fire Orb. Ho fatto difendi. Uno solo Fire Orb puoi farlo. Eh no, perché dovrei gli MP. Minchia, le bombe ti tira. 28! Caput! Bam! Figlio di puttana! Ma sai cos'è? Ti devi allenare. Pick me! Ma minchia, abbiamo fatto la roba della stella. Ti va full vita. Beh, hai fatto un livello, non è che hai fatto... Oh, madonna, sempre a lamentarti, lei. C'è un oggetto per dargli a Mario di MP? Lone in syrup, deduco. Boh, ci provo. Beh. Non posso darla a Mario? Magari puoi darlo solo a lui. Che cazzo è Lone in syrup? La situazione è critica. Attacca e magari muore, scusa. Uno. Sai che non... ti uccide in un colpo, sto figlio di puttana. Comunque io ho salvato 20 anni fa, Non lo so. Ragazzi. Non pensavo fosse... Preparatevi a un altro annientamento. 21. Ma magari lo ammazzi, dai. Ma tu... fai Thunderbolt invece di farà capire. Ma no, ma sta muovendo, stava muovendo. E non ho più cose per vessare io, Uccidi un colpo sto figlio di puttana adesso, guarda. No, Mario forse regge. Regge con uno di vita, porca di quella troia. Miss, puttana bastarda. HP Rain, ho finito gli MP. È Mushroom. Ho capito. Ma è forte sto qua. Vedi che tu lo pigli per il culo. Ma cosa ti tira? Le granate? Sì, tira le granate. E ti sciotta. Morto. E non ho più oggetti per resuscitare. Cazzi tuoi. Me lo solo? Non è un problema. Un Qual turno problema? Mi curva, un turno attacco. 30 ti ha tolto. Sì, rimango con uno di vita. Facile, facile. Ma il problema è che lui ti attacca sempre. E magari fa un attacco più debole. Sì. 20. Poi qualunque cosa mi fa muoio il turno dopo, non cambia niente. Sì. Quindi Mushroom. Morto. E GG! E GG, ragazzi! Ma non puoi fargli un complimento a Locke, non puoi. Sì, siamo all'inizio. Ma non ci credo. E invece credici, lei. Anche tutte le cose della stella. Sì, tutto. Tutto. Porca troia. Cattivissimo sto gioco, cazzo. Ma siamo ben prima della stella, Sì, no, siamo lì. No, la stella è dopo. E sto non qua. È ovvio sto gioco. Questo gioco del cazzo, Il gioco del cazzo. Questo era... C'era uno screen segreto, ma non lo prendiamo. Giusto, ci dava la... Devo fare sto salto qua. Eccolo qua. Wow, che roba. Ok, ce la possiamo fare. Adesso ottimizziamo. Magari farmiamo e poi salviamo. Che senso? Perché non c'è neanche un salvataggio prima del boss, fra l'altro. Ma tu devi farmare un po', farmi, e prima poi... Prima facciamo la stella, e poi farmiamo quando siamo più forti. Sì, bravo.
Anche da quelli andiamo dopo che abbiamo la stella. Perché tu torni indietro e vai verso il salvataggio dopo. Perché quello ti sta pullando. No, vabbè, non usiamo l'emulatore live, dai, per favore. Ma va, ma sto gioco non dovrebbe essere difficile. L'ho letto dappertutto che è una minchiata. Cioè, quindi siamo noi che siamo dei ritardati al massimo. Ma con un super, lui, vuole preferisce comprare 50 funghi che non servono, piuttosto che comprare un equip. È vero, l'equip, cazzo! Cosa gli vuoi dire? È la chiave della vittoria, l'equip. Cioè, perché anche perché se ci tolgono 30, magari se avessi uno di difesa in più, magari... Esatto. Guardalo lì, coglione. Infatti è pur sempre un GDR, quindi qualcosetta. Muovi il culo! Lo sto muovendo! Scappano! Capito. Non sono manco salito di livello sto giro. Ma forse sai che facendo game over tieni il livello? Cioè non, quando muovi... No, non è così. E perché ha 33 di vita Mario come prima? Anche se non sono salito di livello? Perché hai fatto attacco e non hai fatto HP. Ma saliva un minimo, sai lo stesso, presumo. Mammo. Che livello era Mario? Facile, 3, giusto? Ma perché stai facendo schifo? Ma no, non è che adesso. Che adesso? Ma schifo di base. Ma però guardiamo. Effettivamente li fa più danno. Aspetta. Livello 3, come prima. Allora. Quindi quando muovi non è che muovi, cioè muovi, perdi gli oggetti, ma non perdi l'exp, tipo. Beh, non è male. Sì, dai, è un buon compromesso. È un compromesso. Sicuro che gli oggetti no. Eh sì, perché prima. Sì, gli oggetti perché. Credo almeno. Perché prima quando abbiamo fatto il level up era a livello 3, sì, per forza. Sì. Anche... Ma adesso abbiamo fatto un level up per forza, inevitabilmente. Hai capito i salti? Sì, hai visto che roba. Aspetta che volevo fare una figata, ma la faccio domani. Ok. Adesso... Ma fai combat, tanto è quello che devi fare. Adesso andiamo. Guarda un attimo i soldi, guardami un attimo i soldi. Poi. Ah, ok, sì. Minchia, è mezzo morto il paciocco. Facciamo fare roba su sto figlio di puttana, che voglio vedere quanto danno gli fa. Questo fa un male cane. Questo Madonna, fa un male HP Rain. E no, perché devo comprarmi degli oggetti che ricaricano gli MP adesso, cazzo. Ma no, smettila di comprare gli oggetti. Compra delle robe che servono, cazzo. Ma se finiamo gli MP lo fai una volta sola quel coso. Adesso ammazziamo sto coglione che fa un male cane. Il simbolo del pick nelle carte dove? No, prima di fare la fireball ti veniva un simbolo che sembrava il picche delle carte, effettivamente. 39, coglioni. Ok, tu adesso expi un po', tornando indietro, e poi vai nella città. Ti equipaggi, compri qualcosa e poi ci torni. Vedi, adesso c'è il livello 4. Io gli darei gli HP a lui, perché moriva in un colpo. HP per forza. Ok. Siamo da questo qua. Aspetta. È salito di livello, quindi si è curato. Figata. Crono Super c'ha fiducia in te. Ti motiva comunque. Crono mi vuole bene. Sì, quello. Meno male. Così almeno non Locke è uno che non si arrende. Io non quinto mai niente, se fuori. No, infatti. Oh, un altro level up di Mario. Andiamo sul danno. Però anche la magia, perché non è male quel fuoco che fa, È un all around player, sì, Mario. Sì, ma non facciamo un ibrido del cazzo, però, è quello che dico io. Attacco 30-32. Si aumenta anche la difesa comunque di base quando sali di livello, vedi? Tanto l'altro. Effettivamente. E aumentano anche HP e difesa, aumentano lo stesso un po'. Perché è andato a 38 di vita. Fireball facciamo male cane. L'altro fa danno ad area. E se andiamo ad equipaggiarci, lo facciamo easy, boss. Proprio easy.
Vai, e ancora sto gomba di merda. Ah, vai, vai, sondiamo, ti un po' il culo. No, no, ma potenziamoci, che poi è troppo facile. Ma non sembra. La Madonna se salta. Perché c'è il... Ah, non posso passare di qua, devo per forza andare a sti cosi di merda. Andiamo. E... dove cazzo è l'uscita? Qua. Speriamo ci siano altri posti, non solo la foresta, cazzo. Sì, sì, c'è tutto il mondo, ovviamente. Andiamo, allora. Negozio... Allora, negozio è qua. Facciamo negozio, in, salviamo. Ah, ok, dai, dammi cazzo di soldi. Dai, fammi comprare, me ne foto del dialogo fra sti due. Ah, mi ha regalato... Magari mi ha regalato... Che non si vedono. Mi ha regalato un Rise. Allora, vai. No, smetti di fare gli oggetti, fai prima le cose che... Allora, c'è un pantalone che può indossare solo Mallow, che... Cosa fa? It's a shirt. It's a pair of pants. Ok, questo... No, non sai. Questo è jump shoes. Use jump attacks against any foe. Che non so che cazzo voglia dire. E poi c'è prevent poison vuol damage. No, vuol dire che quelli con le spine gli fai danno. Ah, può darsi. No, senza può darsi, è così. Able juice. Il problem... Oh, aspetta. 10 flower points, quello che voglio io, cazzo. Costa 10. Vogliamo le armature, vogliamo. Armature le ho già comprate, cazzo. Mamma mia, state sereni con queste armature. Ma jump shoes non è un'armatura. Non l'ho comprata la jump shoes, ho comprato pants e shirts. Minchia, sacche di immondizia che non siete altro. E l'ultimo cos'è? Quanti ne ho di questi? Ne ho 5, 8. L'ultimo è antidote pin per immune al veleno. Tanto non posso permettermelo. Quindi siamo a posto così. Adesso andiamo a dormire. Vai. Oh, io sento sta musichetta e penso troppo all'entai, non ci posso fare niente. Viene duro proprio. Sì, ho proprio un'erezione in questo momento. Perché sto dormendo a casa di un Todd, fra l'altro? Ci sto dormendo con lui. No, è Lin. Eh sì, appunto, e tu dovevi un ostello, tipo. Eh beh, un ostello che sì. Sono tutti lì, tipo camerate. Non è che c'hanno tutti okay. Allora, le camere divise, scusa. Adesso, salva, cazzo. Equipaggio anche. Là. Adesso gli rompiamo il culo, bastardi. Andiamo. Sì, adesso lo sfondiamo il cocco. Cioè, ma io lo voglio aprire in due. Abbiamo fatto il livello, preso l'equip e capito come funziona il gioco. E salvo anche. In più salviamo, esatto. Da livello 2 a livello 4 è un attimo, abbiamo raddoppiato la nostra potenza. Siamo praticamente delle divinità. Vabbè, adesso divinità. Sì. Siamo potenti il doppio di prima, vai. Il doppio. Cosa vuol dire il doppio? Guarda come gira. Il doppio vuol dire che siamo due volte più potenti di prima. Sì, non ti serve fare quello. Oh sì, sì. Sì, serve. Sì, sì, Cristo. Ok. Andiamo, abbiamo già preso gli scrigni. Stasera vedo belli vispi in chat, bravi. Ci fa piacere. Vaffanculo il Goomba. Lucifer è proprio... È un fire. Però è un fire. Però fammi... no, non voglio sprecare MP. Tanto faccio 49 con una martellata. È vero, non essere overconfident, Locke, perché sappiamo benissimo cosa succede. Finisce che gli rompiamo il culo a sto coso. Ci tolgono uno, ci tolgono adesso. Uno ci tolgono! Siamo diventati immortali, cazzo! Vedi, fai un livello in sto gioco. E sei a posto. Ma perché semplicemente... Ho fatto difesa! Ho fatto anche difesa e ho assorbito il 100% del danno! Oh! Sì, però è come dire che adesso sei overpower per la zona. Esatto. E quindi il boss gli rompiamo il culo.
Cioè, continuate a dire che non è vero, ma adesso e quindi hai farmato e sei andato contro tutto quello in cui hai sempre creduto. Ho fatto un combat. Cioè, il fatto non ci overpotenziamo, che il gioco diventa facile. Ho fatto due combat. Ero uno, difesa, va. Ho fatto due combat, non è colpa mia, per il gioco è farmare. Questo vuol dire che è un gioco dove non si farma. Basta, se noi non skippavamo i combattimenti, facciamo due combattimenti in più verso sto boss, eravamo a posto, per intenderci. No, perché tu hai fatto di più dei combattimenti, perché sei morto e ti ha tenuto il livello, quindi è come se la zona l'avessi fatta due volte. Quindi non è vero che non bisogna farmare. Sì, adesso io rompo il culo, sto qua e tu non rompi il cazzo, perché sei veramente fastidioso, vai, quando fai il saccente, oh. Sì. In testa. Comunque sfrutta tante meccaniche carine sto gioco, usando la roba del platform. Oh, che palle. L'ho preso? No. Sì. No, non l'ho preso. Sto infame, bam! Ok. Buon, patto, andiamo. Bastava farlo una volta. Adesso allora. Lo sfondo. Una volta fatto bene. No, tre volte io l'ho fatto. Ok, adesso. Sto vibrando. Oh, 50, 52, pensavo di più. Uguale, la prima. Ma che non ho potenziato la magia con lui. Infatti va bene. Cioè, il problema è quanto prendiamo adesso. Quanti incassiamo. Croco dowsing e tailfire. Cosa vuol dire? Poi posso farne due adesso di questi, perché ho aumentato gli MP. Diglielo. Quindi già siamo a 100. 50 ancora, bastardo. No, gli toglie sempre uno. Vuol essere di togliere di più adesso. Miss! Mamma mia, la potenza! Attacco. 18. Però la difesa ce l'ha, sto coglione. Ehi, Thunderbolt, che cazzo te ne frega? Perché ma perché lo tengo per curare lui, gli MP. Ma che ne hai pochi di MP? Mi toglie 10 adesso, è un fallito sto dinosauro. 25. Pazzesco, un livello in sti giochi del cat, nel senso, quelli vecchi. Hai due livelli, sei proprio più potente. Perché tu sei passato da livello 2 a livello 4, se ci pensi è davvero il doppio. No, certo. Infatti. All'inizio pesa un casino, poi più vai avanti nel gioco, ovviamente meno è... No, quando fai il doppio pugno ti toglie comunque uno. Adesso non sottovalutiamolo troppo, però. Beh, adesso attacchiamo e poi curiamo. 25. Ho già finito gli MP? No, ho fatto difesa. Ma va bene. Ok, attacco e poi curo. X. Mushroom. Vai. Vai. Cosa fa? Ah, si cura! 60 si è curato! Ma che palle, più di quanto gli facciamo in due turni, 60. Facciamo... Ma non c'era della roba... Prova questo Oni, no, sì, esatto, mi occupo gli MP. Abbiamo quasi recuperato il danno che... Facciamo Thunderbolt, vai. Per forza. Sì, perché sennò noi stiamo dietro. Dice, ok, adesso abbiamo recuperato il danno che ha fatto e sta attaccando anziché curandosi, benissimo. 15 su Mario, pronto ad attaccare di nuovo Mario. Comunque buona. Oggi ho visto... Non è che ho visto, mi hanno raccontato tipo di un video di uno che è andato a interrompere una messa. L'hai visto? No. Un poliziotto è andato a interrompere una messa perché... ovviamente non si può fare. Perché però quelli che erano andati a vedere la messa, cioè a presenziare lì, erano comunque su delle panchine molto distanziate. C'erano tutti i presupposti per farla. Non si rischiava niente, no? Però lui ha deciso di interrompere e ha fatto un verbale, gli ha fatto la multa al prete per interrompendo la messa. Però non puoi in un luogo chiuso, no.
No, in luogo chiuso non puoi, che... se, non, cioè, se non è indispensabile non puoi farla alle messe, punto. È quello che dico anch'io, però tipo discutevo con... che loro dicevano, ma è una messa e poteva lasciarla finire e poi fargli la multa lo stesso. Ma no, ma se è una cosa... La messa non è... È come dire... È come se ci fosse un... semplicemente uno che si è messo a parlare ad altre persone. Come potrebbe essere un cabarettista, era uguale. E che non si può fare. Nel senso, che non si può fare, infatti. Esatto, se non è perché la messa... Non è perché la messa e allora deve lasciarla finire o... interromperla uguale, come fosse qualunque altra cosa. Infatti. Se no io continuo a fare i miei quiz nei locali e dico, tanto li tengo tutti seduti a distanza. Cioè, che cazzo, se non si può, appunto, non si può. E quindi magari si discuteva che lui ha sbagliato, perché non era modo. Ma sì, ma non è che non era modo, è che semplicemente, allora io mi metto a cantare dentro una stanza con della gente che sono tutti a distanza, allora va bene, no? Posso cantare, dire le barzellette o dire messa, ma non, se non si può fare, non si può fare. E allora il prete si è incazzato, di brutto, ma tanto che cazzo ne voleva anche con il poliziotto che tanto stava eseguendo. Se gli dicono che di fermare tutto quello che sta avvenendo, lui lo ferma, non è che si mette a chiedere... Se è giusto o sbagliato farlo, cioè. E quindi? No, ma io stavo discutendo che tipo con i miei invece loro dicevano, ma è una messa, poteva lasciarla finire, ha sbagliato il momento, poteva anche chiedersi se stavano facendo del male a qualcuno, no, nel senso, se stavano facendo qualcosa di... Sì, ma di base... Sì, stavano facendo qualcosa di sbagliato, cioè non si può. Punto. Cioè, però, tu devi interrompere la messa, appunto. Punto, devi interromperne, non è che... Però... Effettivamente, se si rispettavano, diciamo, se si rispettano tutti, che ci sono quattro persone in croce, in sedute, tipo veramente distanti e tutto, e c'è uno che parla, non dovrebbe essere niente di che. Perché a quel punto il problema è sempre lo stesso, perché a quel punto fai tutto. Perché quando saremo nella fase 2, che ci sarà il distanziamento sociale e basta, a quel punto fai la messa separati, per intenderci, ok? Invece, finché sì, siamo nella qua... fase 2. Esatto. Finché siamo qua non lo fai e basta. Cioè, è quello il punto. Ok, andiamo. Peggio quello che ha dato la multa alla madre che portava il figlio in ospedale, giustificando la sanzione con sua figlia poteva andare in autobus. Cazzo di spiriti di merda. Che bastardi. Oh, io sono delle merde, sì, però. Sì. Cioè prendo proprio tutto alla lettera. Cioè, perché sì. il poliziotto deve avere il buon senso. Guarda caso, mi sono ascoltato giusto l'altro ieri un podcast che si chiamava 7 motivi per cui i poliziotti non sono tuoi amici, che faceva riferimento agli americani, per intenderci, quindi ovviamente una realtà peggiore della nostra, senza ombra di dubbio. Certo. Dove c'è una statistica che in America ogni ora i poliziotti ammazzano di media 5 animali domestici. Penso un sacco di racconti anche video, hanno fatto proprio dei video, dove praticamente ci sono sti cazzo di poliziotti che entrano in casa della gente, e c'è un video dove c'era sto qua che è entrato in casa di sto qua con un mandato e tutto. È arrivato il cane scodinzolando verso il poliziotto. Scodinzolando, vedi proprio che è tutto felice, proprio felice di vedere qualcuno. Il poliziotto tira fuori la pistola, fa freeze e gli spara. Ma freeze al cane. Al cane, e gli spara, e lo ammazza. Che cazzo ne sai? E lo ammazza sul colpo. Poi un'altra storia ancora, c'era un cane che stava giustamente difendendo c'era la famiglia, no? C'era la bambina, i due genitori. Arriva il cane incazzato perché c'è il poliziotto, giustamente. Il poliziotto prova a sparare al cane e spara alla gamba della bambina. E non gli hanno fatto niente al poliziotto. Il giudice ha detto che era giustificato nel suo comportamento. E non gli fanno niente, sono immuni praticamente, no? Godono dell'immunità. C'è una delle storie allucinanti. Poi vabbè, c'è una legge in America dove i poliziotti possono praticamente rubarti la roba. Se praticamente c'è... Che cazzo ce n'è di sti cose? Praticamente in America gli oggetti sono passibili di reato.
Cioè, il poliziotto può venire da te e dire: secondo me sti $10,000 in contanti che tieni in casa sono soldi della droga, io li confisco. Sì, sì, possono decidere loro. Ma decide proprio il poliziotto. E se tu vuoi fare il... sai, vuoi contestare la cosa, ti costa più dei soldi che metti. Che magari hai. Sì, più dei soldi che recuperi. Cioè, proprio fatto in è proprio un sistema losco e corrotto che serve solo a rubargli la roba. E hanno indagato, hanno visto quanti erano i soldi che effettivamente sti poliziotti hanno preso in framateriali, così. Erano tipo 400 biliardi di dollari. No, cazzo dico. 4 biliardi di dollari. Sì, in totale. Tutta la roba confiscata. 4 miliardi di dollari in italiano sarebbe, scusate. Che... di materiale confiscato. Ma così a muzzo. Tipo, c'è una storia famosa di un giocatore d'azzardo che ha vinto un torneo di poker e all'epoca davano ancora i soldi in contanti. Quindi davano lì. Perché a poker, vecchio stile, i soldi li te li danno lì, al casino. Sì, sì, cash. Vinci, esatto. Beh, a casa quel cash. Esatto. Oh. E lui aveva la vincita del torneo. Vincita del torneo vuol dire che oltre ai soldi aveva anche la coppina. Quindi lui poteva dimostrare tranquillamente che aveva vinto quei soldi, perché aveva la coppina. E i poliziotti... esatto. E non so quant'era la vincita, comunque erano diverse migliaia di dollari perché era un torneo a Las Vegas. Questo qua da Las Vegas stava tornando a casa sua per farsi i cazzi suoi. E l'hanno fermato e gli hanno preso i soldi. E boh, cazzi suoi. Lui non ha potuto fare nulla per riprenderseli. Sì, poi adesso quello che racconta la storia è un conto, però mi sembra impossibile che... E invece è una legge, perché loro fanno così. Sì, no, ma che ci sia la legge non è in dubbio, è che magari che tu non possa fare nulla. No, puoi fare qualcosa, ma ti costa talmente tanti soldi che non ti conviene farlo. Ma non è tanti soldi, magari pigliare un avvocato, quello esatto, sì. Esatto, costa soldi prendere l'avvocato e poi la procedura legale costa, non è una procedura facile. No, sicuro, anche perché quando fai le procedure contro... Contro i poliziotti è impossibile. Sono tutti dalla roba. Sono tutti dalla roba. Esatto. Beh, ma qua Thunderbolt di brutto, cazzo. Sì, con sì, tutti sì. Questi. Un paio di Thunderbolt e Mario che focussa. Sì. Non ho capito il timing di questo per far più danni. Ogni tanto lo faccio, ogni tanto no, ma non ho proprio capito quando devo schiacciarlo. Sì, comunque si trovano poco, dai. Sì, sì, sono scarsi questi. Adesso che abbiamo farmato siamo delle divinità, gli rompiamo il culo. Merda, ho già finito gli MP con Mario. Hai stannato, Mac? Ah, stanna anche il Thunderbolt. Porca troia. Una MP, puttana Eva. Devo perdere un turno con la mia Oni Syrup. Là. E sono anche andato a dormire nell'in prima. Ma mica l'hai usati? C'è un boss dopo l'altro in sto gioco. Boss Rush Mode Lock. Flame Wall sembra una cosa cazzo. E la Madonna! Se lo sarebbe stato figo per sto gioco, ma ancora non le facevano ste cose. Fare un cazzo di crossover con Final Fantasy proprio. Occasione tipo come hanno fatto Kingdom. Sì, sì, occasione bruciata. Nintendo X Squaresoft. Ho sbagliato oggetto, ma me ne sbatto e faccio Thunderbolt perché ammazzo tutti i comuni. Là. Bello quando Flame su uno solo. Mi muore Mario, lo resuscito, va full vita. No problem. Pick me up! Ma ne hai presi? Ne ho tre. Ok. Flame, singolo. Finché me lo fa su Mario sono a posto. Perché su Mario ho anche gli MP. E Mario con gli MP sappiamo tutti cosa fa, coglione. Preparati, cozzo. E la Nintendo è gelosa, però sto gioco la Square l'ha fatto fare, eh. Cioè, nel senso... lo curo. Io lo curo. Tanto adesso danno io del fare Mario. Non toglie tanto. Sì, sì, finché da solo non è un big trouble in Chinatown. No! È un infame maledetto, li farei spawnare. C'è. Merda. Ti prego.
Porca di quella troia. Tanto fai solo Thunderbolt, non è che... No, ma non è un problema perché questi qua fanno 20 danni sparsi ogni turno. E... Porca troia. È andato. Io lo curerei. Tanto lo ammazza con Thunderbolt. Oppure... c'è una DMP lui. Non Mario, l'altro. L'altro no. Questa... fai metti DMP all'altro. Non posso. L'One Sup puoi usarlo solo con... con il tuo... Ah no, posso farlo, posso farlo. Su di te, sì. Posso farlo, posso farlo. Boh, perfetto. Importante recuperare adesso gli MP in questa fase della battaglia. È un dragoon questo, che salta e scompare per un turno. Compagno di Freja, sì. Cazzo. Ecco, vedi. Mica, gli item sono fondamentali in sto gioco, il cazzo. Come fai a fare una battaglia con così pochi MP? Devi per forza recuperarli. Get the frisbee, che cazzo vuol dire? Nove. Sono pieno di vita. Ma c'è ancora un fire orb da sparare, cazzo. Mm. 26. Fa un cazzo. Thunderbolt è più efficace... Vedi, fa 30. Thunderbolt è più efficace del fuoco. Perché lui perché fa fuoco. Fa attacchi fuoco. Esatto, bene, non è come fai al 10, vedi. Allora. Io curerei. Un mushroom al nostro amico Mallow. Così lui può usare il suo turno per recuperare gli MP. Ah no, c'è ancora un Thunderbolt in canna. Allora lo uso. Devo capire... no. Non capisco. Flame Wall. Devo curarmi. E adesso devo usarlo per forza, non è shoop. Non è siup. Eccoli qua. Meno male che ho usato l'One Sirup adesso. Sì, così puoi fare Thunderbolt. Esatto. Comunque, invece, io sai cosa sto guardando? Sapete? Perché te non te ne fotte un cazzo, ma magari a loro sì. Se qualcuno sta guardando ha visto The Last Dance, che è una serie TV su Chicago Bulls, su Michael Jordan. Fighissima, tra l'altro, fatta benissimo. E parla tutta la sua storia di quando era stato preso inizialmente dai Chicago, e anche se proprio non sei appassionato di basket o cosa, se un minimo hai seguito lo sport in generale nella tua vita, cosa che tu non hai mai fatto, quindi esatto. Non te lo so neanche a dire, però è fighissimo, veramente figo. E fatto proprio, ti raccontano anche in retroscena e di perché effettivamente lui a un certo punto decide di fare altro e perché l'hanno trattato di merda. E... figo. Però non è neanche una cosa di sport. Sì, di sport, però stiamo parlando di Michael Jordan, che è un più grande giocatore, uno dei più grandi giocatori dell'NBA. Quindi... Io ho visto Space Jam. Quello. Fatto anche quello. Sì, non era un grande attore, diciamo, Michael Jordan. Vabbè, puttana Eva, cioè... Ha provato a fare di tutto nella sua vita, comunque. Cioè. Vabbè, soldi, non è che dici di no, nel senso... Potenzialmente... Anche perché le carriere degli sportivi, quando entrano nei media, non sempre durano tantissimo. Infatti Michael Jordan... quanto è durata la febbre da Michael Jordan? Intendo a parte nel mondo del basket... Nel mondo normale dell'intrattenimento sarà durata 4-5 anni a dire tanto. Sì, 5-6 anni, 5-6 anni. Devi monetizzare la bomba, cioè in quei perché infatti fai tutto. Sì, infatti. Come tutti gli sportivi, cioè tutti quanti ci provano. Se tu guardi tutte le personalità sportive che crescono un po', in quegli anni puntano a fare qualunque roba. Poi fra l'altro c'erano un sacco di giocatori di basket in Space Jam che hanno... Oh! Madonna! Cazzo! Era tosto. Non era ovvio sto boss, comunque dovevi gestire gli ad,
Cioè, non avere un personaggio, essere solo in due per adesso, e non avere un personaggio dedicato alla cura, o Bowser che poi diventa il DPS, quello estremo, non è... Cioè, due è difficile gestire i combat con più target, cazzo. Cosa mi dà? Sì, devi avere per forza gli oggetti. Minchia, la strada del 64 questa. Sì, infatti, sono un dio. E... comunque ho... Però quelli che... No, nel senso, ci sono anche quelli sportivi che comunque dopo cercano di fare tutto per... ancora stare guadagnando. Cos'è sta merda? Boh. Ah, ti danno le stelle per fare qualcosa. Lo Star Road, quello. Sì, Star Road. E pensa che adesso fanno, vabbè, o chi si compra nei ristoranti, chi si compra a qualsiasi tipo di business, che tanto c'è i soldi veramente che gli escono dalle orecchie, per non dire di peggio. E quindi... in effetti su questo canale moderiamo molto il linguaggio, quindi ci sta. Sì, vabbè, però non volevo essere proprio sempre così scurrile come te, ma cazzo. No, dobbiamo essere scurrili, così quando mettiamo il video su YouTube posso flaggare che non è per bambini e non ci rompono i coglioni. Ho capito, ma non è che se dico una volta orecchie invece di culo, allora lo puoi mettere per bambini. È di colpa, è per bambini adesso, ok. È per bambini di colpa adesso sto video. No, vabbè, allora, in Space Jam i Looney Tunes non erano i Looney Tunes, erano nerfati di brutto. Space Jam era una pubblicità gigantesca, dove volevano venderti le scarpe, praticamente. E se tu guardi adesso Space Jam, da adulto, senza l'effetto, oh mio Dio, i Looney Tunes nella vita reale, fa cagare. Le gag sono tutte delle gag banalissime, l'unico pezzo bello è la partita, forse. E Lola Bunny, forza, e Lola Bunny, è ovvio. E Lola Bunny che era figa. Che ti faccio potevi fare una sega su Lola Bunny tranquillamente. Però a parte quello, cosa devo fare adesso? Don't tell us that. Ok, devo salvare il mondo. Let's fucking di nuovo. Go. Ma sì, c'è un castello che è sempre in difficoltà, tu vai avanti e indietro, boh. Oddio, vedere gli attori, i giocatori che recitano, che fanno finta di aver perso il talento, è abbastanza triste. E comunque, oggi ho fatto sul gruppo Telegram, dove lei non c'è sempre, che fra l'altro il gruppo Telegram sarebbe bello fosse più, mi piacerebbe attivarlo di più per creare anche spunti di conversazione che potrebbero tirar fuori la colonna sonora di Space Jam era proprio anni 90 potentissimo, non so quanto sia invecchiata bene, non ce l'ho in mente, ma mi sa proprio di colonna sonora, sai, quella brutta amara. Comunque sarebbe bello che entrasse tutti nel gruppo di Telegram, così possiamo trovare degli spunti di conversazione. Comunque oggi, sai cosa ho fatto io? Ma può avere senso. Sai cosa ho fatto io, Ray, oggi? Sì. Aspetta, che intanto adesso voglio che uno stronzo entri nel gruppo di Telegram. Entrate nel gruppo di Telegram, maledetti. A meno che non ci siate... entro io. Entra Ray addirittura nel gruppo di Telegram. Ma non so, Marco, come... dovete prima entrare nel canale di Telegram e poi dentro il canale di Telegram cliccate in alto e c'è unisciti alla community, tipo una roba del genere, non mi ricordo più. Comunque vi metto il link nella chat, guarda che bravo che sono. Vi metto il link nella chat. Devo fare i cazzo di comandi per ste cose, me lo dice sempre zio Kebs. Sì, fai me niente. Timmy from lock to Ray. Top. Se cliccate qua c'è l'invito, il canale si chiama... No, quello è il link del canale in realtà, il canale si chiama Lock4Gamers Arena. Comunque cliccate lì, ci andate. Vabbè, comunque... oggi ho... Cosa stavo dicendo? Oggi ho fatto una cosa, ho detto... Ma su sto gruppo quant'è il limite delle persone? Non c'è un limite. Non c'è limite su Telegram. Se c'è, non è un nostro problema. Cioè, tipo, ci sono gruppi da migliaia di persone, cazzo. Vabbè, che cazzo ne so, io ti sto chiedendo, rispondi. Ti ho risposto in malo modo, come ti aspettavi. Infatti, come sempre. Esatto, come sempre, penso di merda, il cazzo che non sei altro. Vabbè, comunque... guarda, si è aperta la nuova strada, Tukevo Sewers. Finalmente. No, ma in realtà è facile andare avanti in questo gioco. Aspettavo di capire... C'è una strada. Sì, no, nel senso... Ok. Complicatissima. Comunque, stavo dicendo... andiamo nelle fogne.
No, non mi sono fatto una sega. Cioè, sì, mi sono fatto una sega. In realtà volevo farmene una prima tra di iniziare... Tra le tante cose. No, volevo anche farne una prima di iniziare la live. Però iniziava a farsi tardi, mi ha fatto la chiamata lei e ho dovuto stoppare. Perché mi ha fatto la chiamata su Discord. E mentre è partita la condivisione dello schermo, tu non l'hai visto lei, ma c'erano ancora i porno sullo schermo che stavi vedendo. No, ma non potevi perché non andava la... No, no, all'inizio è partita, poi l'ho tolta di colpo. Perché, minchia, come se mi scandalizzassi. No, non vorrei farti impressionare. Beh, comunque... Ma minchia, sì, gli ho messo le foto dei miei piatti su Telegram. Figurati, le ho messe di brutto, le ho messe dappertutto le foto dei miei piatti, ne vado troppo fiero. Ma poi come se fossi l'unico che cucina. Vabbè, a sto mondo. Tu non... Cioè, a me non mi ha fatto un cazzo. A me piace. Condivido con le mie passioni con le persone a cui tengo, capisci? Sì. Come si fa a entrare? Ti giuro, sta roba qui. Stand on the pipe and push down. Vabbè, quindi vai avanti. Comunque, ho detto, preferita no, ce n'ho alcune che matizzano di brutto. A me Mia Khalifa manda fuori di testa, ad esempio. Comunque, stavo dicendo... c'è Pelucchino! Combattiamo. Comunque, stavo dicendo, ho detto, adesso mi metto sul divano, perché non ho un cazzo da fare, avevo portato fuori i miei cani, fatto una passeggiata lunghissima oggi, ci ho messo 2 ore e sono stato fuori. Te che puoi, bastardo, pezzo di merda. Infame, maledetto. Ti scoppiasse un ginocchio, vedi come cammini. Vabbè, comunque... mica nell'acqua dovrebbero tipo essere super efficaci, minchia. Ero sul divano da solo. Aumentiamo la potenza magica. Ero sul divano e ho detto, adesso attacco la play. E gioco un po' a Final Fantasy 14. È nerdo di brutto. Esatto. È giusto, Final 14 lì, che aspetta solo di essere giocato. E ho giocato per mezz'ora. La sessione che avevo fatto prima, la settimana scorsa, che a fine tempo solo a fine settimana. La sessione che ho fatto la settimana scorsa, alla fine me l'ho fatta andare. Però mi sono... ho proprio realizzato... perché gli MMO fatti con questo stile moderno ti staccano dall'esperienza. E ho smesso dopo mezz'ora perché mi sono reso conto che io non stavo neanche guardando il gioco. Perché Final 14 è obiettivamente un bel gioco da vedere, fra l'altro. Cioè, non è un brutto gioco. È un bel gioco da vedere, anche se è vecchiotto ormai. Cioè, ha molto stile, ha una bella grafica. Però mi sono messo... io mi sono reso conto che non facevo altro che guardare la mappa. Guardavo la mappa... andavo nel punto, parlavo con l'omino ed era sempre la solita roba in loop, come in tutti gli MMO. Però sta roba ti stacca talmente tanto dall'immersione nel gioco che l'MMO, che secondo me dovrebbe essere l'avventura per eccellenza, no? Dovrebbe essere proprio il gioco dove percepisci il viaggio, percepisci il mondo, lo sperimenti più di altri giochi. Non stavo sperimentando nulla. Tutti i nemici andavano giù con schiacciando le skill a muzzo. Sono tipo a livello 30 e non ho ancora capito cosa fanno le mie abilità. Perché non importa. Anche quando sono nei dungeon. Anche quando sono nei dungeon. Perché ho detto, primo classe che faccio un DPS. Perché non voglio star lì a... non puoi andare giù nell'acqua. Penso di sì. Vediamo. No. No, devo togliere, devo abbassare il livello dell'acqua, secondo me. Da come è fatto il design del coso. Non devi... sapere nulla per livellare. Magari endgame ti serve, per carità, è ovvio. Ma che me ne frega, cioè nel senso, perché dobbiamo trascurare così tanto il... ma vaffanculo, un mimic, porca troia. Ci sono i cazzo di mimic. E gli do fuoco. E quindi cosa succede? Succede che stai lì che guardi i menu e... vaffanculo, immune al fuoco sto figlio di puttana. Thunderbolt? E vaffanculo, è immune alla magia proprio. Fai flame, figlio di puttana. Ma da uno potresti anche scappare ogni tanto. Ma è un mimic, dal drop. No, capito. 40 gli faccio con l'attacco fisico, cazzo. Il mimic non scappo, cazzo. E quindi? E quindi... il punto è che il problema di sti giochi è...
che l'esperienza durante il level up fino al cap non è un'esperienza piacevole. Lo fai perché alla fine c'è qualcosa da fare, ma non c'è nulla di godibile, non hai nessun motivo per guardare le cutscene, non hai nessun motivo per leggere i dialoghi, perché fondamentalmente... Vabbè, quello non ce l'hai mai avuto in nessun MMO, non è che... E invece, in alcuni MMO sì, e tu sai benissimo di quale parlo, perché... No, lo so. Comunque non ho comprato gli oggetti e sono senza, sono nella merda. Merda. No, non voglio fare HP Rain su di lui. HP Rain lo voglio fare su Mario. Ma parliamo al di là di lore, proprio della meccanica. Deve essere il gioco con le sue meccaniche che ti spinge a esplorare il mondo, non solo la qualità della lore, per intenderci. Perché anche il 14, secondo me, è una... probabilmente è una lore della Madonna che io non conosco. Quanta cazzo di vita sto figlio di puttana? Quando fa così? Ah, un attacco. Ma secondo me il fatto che è difficile la percezione che hai, cioè è diversa, non è magari il gioco, è anche le tue esperienze che ti portano a paragonarlo e quindi dici che è una merda, ma ci sta. Sì, però quando lo sperimenti poi lo analizzi un attimo in modo critico. Quando ho giocato a WoW Classic, ad esempio, che WoW Classic alla fine è il prototipo di sti giochi, era diverso. Perché non avevo nulla, che avevi molta meno roba che ti aiutava come interfaccia. E quindi il gioco te lo godi molto di più. Cioè, è tutto... va bene che gli MMO devono essere ovviamente basati sulle statistiche. Poi le statistiche non è che devi averle per forza in faccia, di continuo, con una mappa che ti dice dove devi andare, di continuo. E in più, mentre giochi... non hai la sensazione di fare cose utili alla fine del personaggio finale. Mentre fai il level up, no? Perché il gioco non ti dà nulla che ti serve davvero fino alla fine. Fino al livello, fino al cap, che è tipo livello 80, quel cazzo che è, no? E quindi hai proprio la sensazione che sia tutto inutile e skippi tutto e vai solo avanti con le main quest. Perché con la main quest prima o poi ti sblocca le altre quest solo per livellare. Non hai altri scopi. Il gioco non ti dà altri obiettivi se non aumentare di livello per accedere ad altri contenuti. Ok? Ma i theme park sono più o meno così. Non... invece... cioè, di base... tanto... tu... quando tu... non so, io ho giocato a tanti. Ho giocato ad Ion, ho giocato a... che cazzo! Ho giocato a... scusami, non, so, quei due, non capisco. Però gli altri... ah, la porta è qua, più o meno sono simili. E... non... io mi rompevo il cazzo a giocare per essendo di livello basso, cioè non mi godevo l'esperienza quasi mai, nel senso, so che dovevo farlo perché dovevo livellare e far fare le cose più belle. Sì, è proprio un impegno. È la stessa cosa di farmare, uguale, solo perché che perché solo farmare più... fondamentalmente. Perché un po' è un po' più piacevole, ovviamente, perché un gioco nuovo e quindi... Madonna. Allora era un gioco nuovo, quindi ci giochi perché ti piace, cosa, sì. Però se lo analizzi dici, che palle, io non mi ricordo nulla di WoW, ma proprio niente, se non quando ero a livello più alto che facevo le cose con gli altri, ovviamente. Cioè, non è un viaggio che ti rimane, tu, come dire... ti serve solo quando arrivi. Sì, esatto. Serve il viaggio. E poi hai i teleport troppo facili, spostarsi è facilissimo, tutti possono teletrasportarsi dappertutto, il che elimina completamente la cooperazione fra giocatori. È bello invece quando anche lo spostarsi nel gioco è limitato e magari solo il mago può teletrasportarsi, roba del genere, no? Sì, quello sì. Rende il gioco molto più piacevole e dinamico e ti viene proprio voglia di condividerlo con... di condividere l'esperienza con gli altri in un modo o nell'altro. E cioè... per dire su Ion, quando cioè non avrei mai giocato da solo, ma neanche io dopo l'esperienza, a parte che il gioco faceva cagare, nel senso faceva cagare, sì, poteva essere qualsiasi altro gioco, no? Non era per quello, era perché abbiamo deciso di giocare tutti, abbiamo fatto la gilda, abbiamo fatto, cioè c'erano tante occasioni di interazione, così aveva un senso giocare, cioè il gioco passava quasi in un secondo piano, no? Sì, è come trovarsi al pub, per intendere, è mezzo social. Però, appunto, e quindi
Però e quindi Ion aveva un senso. Ion almeno dava un motivo ai giocatori per cooperare, perché c'erano tante quest, anche per la storia, che dovevi fare in gruppo. E quindi almeno ti obbligava a cooperare. Sì, però era una cooperazione che poi c'era sto obiettivo che le, delle due fazioni, ma in realtà tu non ti sentivi così... Eh no, perché eri separato dalle fazioni, tranne nel, nell'Abyss, che poi non ci andavi in giro nell'Abyss, quindi... No, io nel senso... non so, nel caso della Dredgeon, di dove che c'erano appunto 6 contro 6, sì. Quanto cazzo era, che erano tra i due cioè tra le due fazioni, ok... Quello aveva senso, ma gli altri, tipo i raid, non so come cazzo si chiamava. No, i raid non potevi farli, erano bellissimi ma erano cappati, non c'era un raid di livello massimo. Una volta che raggiungevi il cap non potevi più fare il raid dall'altra parte. Era quella la cazzata del gioco. La cosa più bella del gioco era andare dall'altra fazione, ma potevi farlo solo con un personaggio. Ah no, è vero, no, aspetta, ma io non intendevo i raid che l'avevamo fatto, e quello era divertente effettivamente. Perché tu andavi proprio nell'altro mondo, cioè nel mondo dei loro... dell'altra fazione, potevi appunto fare più merda, sono un coglione, sotto avido e sotto andato giù si deve rifare tutto. Sì, vabbè, tanto li evito adesso, quindi okay. Salto. Ah, ma sono morto. No, io intendevo quando c'era l'assalto alle fortezze. Come sì, quello era troppo ambizioso per l'epoca. Perché serviva lato server e lato anche PC dell'utente, molta più PC, una connessione della Madonna, il server, cioè tutto. Era carino il concetto, perché è una guerra vera con numeri da guerra vera come giocatori. Però era realizzata 10 anni in anticipo, cioè nel senso, magari oggi abbiamo le tecnologie per farlo meglio, anche a livello di connessione di tutti gli utenti. No, aspetta. Vai nell'acqua. No, dell'acqua torniamo indietro, dobbiamo andare in quel tubo. No, sì, eravamo tutti in gilda con la Dalbis, la gilda era mia, ero il capo gilda io. Cosa mi ha fatto? Sì, era... Ah, mi ha avvelenato, porca troia. Si chiamava Diech. Diech, come la botola di La di botola Lost. Di Lost. Eravamo il simbolo della Dharma Corporation sul coso. E comunque ce n'erano di... Ce ne avevamo, non è che eravamo in tre, eravamo... No, eravamo... A un certo punto del server eravamo la prima gilda italiana. Quindi... eravamo abbastanza, non era... E quindi ti sentivi anche un po', come dire, non era come essere una gilda, perché anch'io su WoW ho giocato, sono stato su quelle gilde che però, sì, conosci ma non conosci in realtà. Sì, esatto, eravamo molto vicini. Sai, sì, fai le cose assieme, ma è come farle assieme a un giocatore online che non conosci, non è il massimo, almeno per me. E invece là, che cazzo ti ha fatto uno status? Poison m'ha fatto e non abbiamo più. Vedi che c'è. Perché c'era, infatti c'era l'equip nella città, c'era l'equip del veleno. Ma tanto non potevi permetterti. Infatti dobbiamo tornare indietro a prendere della roba, cazzo. Poi sto dungeon non è ovvio, cazzo. Beh, in ogni caso però era bello perché ci conoscevamo abbastanza. Poi quelli che effettivamente erano sono uniti alla gilda erano persone simpatiche, nel senso che giocavano di brutto anche alcuni, quindi online trovavi sempre qualcuno che conoscevi, quindi ti passava molto meglio, perché se no il gioco avrebbe fatto cagare, perché sì. le instance erano tutte uguali, era pieno di bot il PvP, c'erano delle classi che difficilmente non se la giocavano tutti alla pari, a meno che non fossero equipati tutti bene, e quindi tipo io c'avevo un cazzo di facevo il tank, era anche divertente come classe, però non aveva, cioè in PvP faceva abbastanza cagare ovviamente, e c'era il chierico invece che non aveva senso. Ti ricordi quel chierico? C'è un problema, dobbiamo tornare per forza indietro. Cioè, ci serve un negozio, perché è impossibile da fare, se no. Cioè, andiamo avanti e rischiamo. No, Rocco non c'era. Torna indietro. Salti tutti e... Tanto mai abbiamo capito, mai ho capito il route che devo fare. Qua c'è la shortcut, che vado indietro. Non è un cazzo ovvio sto posto. Qua si torna indietro, vero? Sì, qua è l'inizio. Comunque adesso che me l'hai fatti... Beh, intanto so dargli una salvata, magari. Sì.
Beh, se il salvataggio qua, però potevi anche rischiare. Però non è un cazzo. E non è un cazzo, se c'è un boss cioè, ci sfonda, non ha senso. Servono proprio gli oggetti. Beh, comunque, invece, cioè adesso parliamo di Final 11, che io lo difendevo all'infinito quel gioco, ma sai cosa faceva Final 11? È lì che volevi arrivare. Esatto. Sai cosa fa Final 11 che non fa nessun altro MMO? Tu hai 1000 attività da fare da livello 20. Tu fai delle quest e delle missioni che hanno il level cap, tipo ci sono tutte le storyline, e tutte le storyline non hanno solo il boss con level cap, hanno tutto il dungeon con level cap. Dungeon che non sono istanziati, attenzione, perché il concetto di stanza non esisteva. Erano tutti dungeon veri, in cui incontravi anche gente in giro. E tu arrivavi, per dire, a livello 30, e c'era la prima missione davvero tosta, ok? Dove se tu a livello 30 eri più avvantaggiato di uno a livello 70, per dire. Perché tu avevi l'equip perfetto per il livello 30. Perché eri a quel livello lì. E tu facevi una cosa che ti serviva per l'endgame. Perché è tutto un percorso che ti dava degli epic equip cazzutissimi e facevi la storyline per andare avanti. Quindi tu potevi alternare il level up con delle attività diverse durante il gioco. Io ci ho messo un anno di gioco intenso a fare il livello 75 la prima volta. Perché tu devi fare tantissime cose diverse oltre a livellare. Ed è questo che non fanno gli altri giochi. Gli altri integrano tutti nel level up, la storia nel level up, è tutto lì. È tutto la stessa identica cosa. Però tu devi anche ragionare, non ragionare, tenere in considerazione che sono più facili. Quindi estremamente più facili. E quindi se tu cominci a fare troppi giri come era Final 11, rischi appunto di perdere. Però i server di Final 11 ufficiali sono ancora in piedi. Ma no, ma sicuramente. Adesso, quelli che paghi, ci sono ancora. Minchia, c'è il coso che toglie i status. Sì, però è lo stesso discorso dei picchiaduro. Cioè, è proprio una roba che se fai una cosa troppo, che non è approcciabile subito, magari è un boom, ma poi pian piano la gente si rompe il cazzo proprio perché devi fare mille giri o diventa troppo frustrante salire. Invece WoW o altri, continui solo a fare delle cose che ti danno exp e quindi te diventi più potente, trovi l'equip più figo. È tutta un'illusione che ti arriva poi ad avere sempre roba più forte, fai delle instance più difficili, vai avanti così in loop finché non ti rompi il cazzo oppure smettono di farle. Esatto, però la cosa rende il gioco... non ho mai giocato a Street Fighter 5, non è che ci gioco ancora, non ci ho mai giocato. Però rendi il gioco automaticamente più difficile da mantenere e meno longevo, perché la gente che è rimasta attaccata all'11 ancora oggi ci gioca o su server privati. No, sicuramente è meno longevo. Infatti, però la Blizzard cosa fa? Deve far uscire continuamente delle cose. Invece, perché se no non può stare. Invece Final 11 non fa più uscire un cazzo, ma no, continua a far uscire la roba anche l'11. Ah, ok. Però in ogni caso è fatto comunque in modo tale che... Un'espansione che su un altro MMO durava un anno... su Final 11 magari durano anni. E la cosa bella che faceva anche che... Poi ha tolto sta cosa e ha fatto una cazzata. Il cap era sempre a 75. Tu quando usciva l'espansione, il cap era a 75 e tutta la roba che tu avevi preso nelle vecchie espansioni non era inutile. Cioè la prima espansione aveva senso farla. Sì, anche quello. Anche alla fine del gioco. Quindi tu non cancellavano i contenuti, per intenderci, delle vecchie espansioni. Rimanevano utili. E a quello è il bello. Li facevi più anche facilmente. Più che bello è che dava un senso a tutto il percorso. Invece sull'espansione di WoW tutto quello che hai fatto prima semplicemente è old. Non serve a niente. Invece c'era l'equip finale della... Ah no, aspetta. Siamo qua. C'era l'equip finale della... come si dice? Della prima espansione, mi ricordo. Che era fortissimo, ma era fortissimo in modi particolari. Lo usavi in occasioni speciali, fra virgolette. E era strano. Però proprio per garantire questa cosa qua, devi troppo fare dei giri. Anche... che dici... non sono intuibili, no? È tutta una cosa che è bella sicuramente perché è più complesso come gioco.
però è veramente complessa. Le statistiche allontana. Statistiche erano super complesse in quel gioco. Ma più che complesso, perché secondo me, dopo che tu comunque giochi a una cosa, ti provi a capirla e non è che non la capisci. E il fatto di quanto ci volesse a fare questa roba, perché un conto è essere intricati, che magari devi fare dei giri strani per ottenere le cose, o che comunque le prime espansioni diano della roba che ti serve anche dopo, che quella è una cosa positiva. Ma dall'altra parte c'è un estremo impegno richiesto nel trovarle, cioè non è una cosa che dici la capisco e poi la faccio. Magari ci vogliono, appunto, c'è il mostro che poppa solo alle 4 del mattino ogni 3 ore, cioè quelle cose, sì, secondo me quello non hanno senso. Ma quella è un'altra cosa ancora che potevi anche evitare di fare, cioè io non ho mai, ci ho provato, lo so, però ma in generale però sono la rarità dei le cose mostri, difficili la rarità dei mostri era fondamentale in quel gioco, perché c'erano tutta una categoria di mostri che poppavano una volta a settimana. E quello secondo dava. Me queste cose lì non. È vero che danno unicità poi alle cose. Danno unicità alle cose e soprattutto danno longevità al gioco. E poi lì, ma non è che se io più ti portava. La longevità non deve essere garantita dal fatto che io lo trovo una volta a settimana, sennò grazie al cazzo che è longevo. Però sai qual è la cosa? Tu lavoravi molto di più per il gruppo. Perché magari quell'oggetto serviva solo al paladino. Porca di quella troia, sono caduto. Se l'oggetto serve solo al paladino, ok? Se fosse comune, non avrebbe nessun senso il mostro da uccidere in 30. Ma il fatto che tutta la gilda lavorasse per rendere il tuo paladino di gilda più forte, cioè proprio un attaccamento personale fra di noi incredibile. Sì, ma io quello l'ho capito. Io però quello che sostengo è che se tu tieni comunque un drop rate basso, perché tanto quello ce l'hai, ma semplicemente magari dai più occasioni di confronto con questo nemico, per esempio, e non una volta a settimana, perché una volta a settimana forse. Sì, tra l'altro, no, funzionava così. Poppava Behemoth normale e se sculavi poppava King Behemoth. Non mi ricordo più come funziona. No. Sì, no. Era tutti i giorni poppava Behemoth normale. Tutti i giorni. E ogni 7 giorni poppava King Behemoth. Se non sbaglio. Una roba del genere. Vabbè, in ogni caso. No, aspetta, di qua. È giusto. Secondo me quella roba lì allontana un po'. Perché oltretutto, se tu non sei... ok, il lavoro di gruppo, però fare anche sempre il gregario ti rompi il cazzo, nel senso, ok che faccio le cose per gli altri, però dopo un po' vorrei anche che lo si facesse per me. Il problema è che per arrivare al tuo diritto di prelazione, cosa succede? Che devi stare tutti i giorni, tipo la tua Linkshell, la tua gilda, come cazzo si chiamava, è un cazzo di lavoro, devi stare tutti i giorni connesso. E le cose, se no, quella volta che avevi cazzi tuoi, perché che cazzo ne so, magari c'hai mal di testa, se stai male o che ti cazzo fotti. Ne so, ti fotti il cazzo. C'era la tabella delle presenze. No, cioè, noi avevamo la tabella delle presenze, in base alle presenze che un'altra... Avevi la priorità sui loot. Ma tanto non è che la gente a uovo non ci giocava così, la gente a uovo giocava allo stesso identico modo. Io mi sono perso. Sì, no, ma infatti io dico, non è l'MMO in questo caso. Qualunque MMO, cioè il punto è questo, tanto l'MMO ci giochi di brutto di base. Quindi non è che chi giocava WoW giocava meno ore di chi giocava Final 11. Non è meno cosa, però il fatto che se tu WoW non dipende così tanto dalla, cioè puoi trovare anche delle robe senza essere, dipende meno dalla cooperazione. WoW, cioè meno cooperazione, potevi fare quello che dico. Ma su Final 11 non potevi neanche salire di livello da solo, lo so, infatti è tutto quindi... è un gioco di cooperazione assoluta. Che mi ha fatto? Mi ha fatto un altro status. Muovi. E a quello il bello, però. Perché lo rendeva meno noioso e più appassionante. E poi il gioco comunque combatteva lento, in modo che la comunicazione fosse agevolata durante il fight. Cioè, tutto fatto apposta, che era studiato per PlayStation 2 quel gioco. Quindi doveva essere tutto studiato immaginando che c'era un tizio con un controller con una tastiera sulle ginocchia, tipo. E quindi non potevi pensare... Cioè, non era neanche concepito il parlare a voce, perché non c'erano neanche i Discord, era prima di TeamSpeak sta roba. Quindi è tutto studiato per scrivere in battaglia anche le cose più complesse, traduttori automatici. Era... Oh cazzo. Sì, però io dico, tutto quello non so quanto fosse un plus
a lungo termine, capito? È un plus più a lungo termine e un malus al breve termine. Poi a lungo termine è un plus di sbrutto. Che a lungo termine apprezzavi il gioco su un altro livello. Sì, però non, magari non ci arrivavi, capito? Ma tanto ci arrivavi all'epoca. Cioè, la gente ci arrivava come? Non è che non aveva giocatori, anzi, avevi sentito WoW. No, ma è un analizzare. Non è che si parla se ha avuto successo o no. Parla se analizzare in sé, per come la vedo io, è più una cosa che ti allontana rispetto all'altro. Poi vuol dire che sia brutto. Dipende. Ma siamo usciti? Finalmente, cazzo. No, ma dalla stessa? Eh no, siamo stati all'inizio. Perché abbiamo abbassato il livello dell'acqua. Adesso possiamo andare avanti. Tac. E comunque io intanto ci gioco ancora, eh. Vado al mio server privato. E lì, c'è un server che è identico a... Adesso che non c'è più l'acqua, però sono più deboli. Vediamo. No, sono uguali, perché volano i pelucchi. No, muore una martellata. Forse aveva 50 di vita prima. Non mi ricordo. Il problema del gioco è che adesso l'hanno un po' modernizzato e fa tutto quanto da solo. E praticamente hai un party di NPC che ti aiuta a fare tutto. Boh. Cioè tu vai avanti. Tipo già quella... Sì, ma anche lì. Se tu vuoi expare e hai, che cazzo ne so, un'ora... Cazzi tuoi, non giochi. Un'ora cazzi non trovi neanche il giochi. Bar. Esatto, non giochi. Non hai inizi, capito? Non inizi e allora per forza che mi dici... Magari c'è il party automatico, che magari è più scarso e cosa, e che mi fa livellare. No, non è quello che... palle. Che... Poi il party automatico è più forte, quello nuovo. Cioè tipo P, hai degli NPC immortali che fanno qualunque cosa. Ah, ma c'è un salvataggio anche qua, oh, che figo. Salva, che c'è un boss di sicuro adesso. Io ho provato a giocare, Ma non è un gioco che tu lo inizi a giocare e dici che beh, è strano, perché è un combat in particolare. No, particolare. Lo so benissimo. Poi tipo, negli MMO nuovi, tutti... Come fai a prenderlo quello? Così. Tutte le classi, negli MMO nuovi... No, con lo scrigno. Tutte le classi hanno tutto. Cioè, nel senso, tutte le classi hanno 1000 abilità. Su Final 11 il guerriero, tipo, fino al livello 30 non ha abilità. Attacca e basta e fa gli attacchi speciali con l'arma. E invece il mago a livello 10 ha 50 magie già, tipo. È strano, cioè, poi i maghi non imparano le magie aumentando il livello. Grande Fede, quanti ne fai? Allora, 95. Che cosa? Compie gli anni. Ah, fra pochi minuti gli anni con Locke e Ray. Che culo, Fede. Tanta roba. Che madonna. 90... Scusa, 95? 25. Quanti cazzo di anni ha? È 2020, 25. Vedi, è scritto anche in chat. Tanta roba. Muovi. Tanta roba. Mi dispiace, 25. Fede, che mica sabato sera in quarantena su Twitch con Piglianni. Per il compleanno potresti regalarci dei soldi a noi, ad esempio. Sì. Ma, fra l'altro, è l'ultima settimana di quarantena questa, sei contento, Ray? Forse. In Piemonte non si sa, in effetti. Forse. Ma io sto contando i giorni. Pensa che ho già fatto questi giorni che... Cioè, oggi che non avevo niente da fare. Questo è palesemente un boss. Sì. Ho detto, come cazzo porto via la roba di qua, no? Dalla casa. Allora, tipo, ieri mi viene in mente sta roba. Vado al supermercato a fare la spesa. E alla commessa gli chiedo, ma gli MP sono comuni, l'ho capito adesso. Effettivamente, se non puoi usarli su nessuno. Gli MP sono... Guarda, e questo aumenta gli MP massimi. A tutti li aumenta. Ma che... Boh. Prima del boss dovrà mangiare i Bau. Vabbè, in ogni caso stavo dicendo, vado al supermercato per fare la spesa. Stai andando adesso? Vabbè, è andata, fanculo. E allora dico, ci avete preso per caso degli scatoloni, perché devo mettere la roba per traslocare, magari ci avete degli scatoloni da buttare, così. Ah, passa lunedì e magari ce l'abbiamo, vabbè. Allora torno a casa e mi è venuto in mente che ho un casino di valigie, perché viaggiando tanto ho tipo tutti i formati di valigie possibili e immaginabili, piccole, medie, grandi, solo per i trolley, tutte robe così. E allora ho cominciato a mettere tutta la roba che mi veniva in mente che non mi serve più,
l'ho messa nelle valigie. Infatti, adesso in sta cazzo di casa che già è piccola, ho tipo già 6 valigie piene di roba. Una ci sono i libri, l'altra ci sono i vestiti, giubbotti, altre cose che non uso, così, i miei documenti, quelle robe lì. C'ho la casa che è un disastro perché c'è tutto in giro, più c'è 6 valigie che non ti giri. E... però effettivamente mi è venuto in mente che piuttosto che scatoloni, 6 valigie, tanto un casino di valigie, e metto tutto lì. E speriamo che il 4 maggio aprano ste cazzo di porte, quelli se ne vanno a fanculo e posso entrare in sta cazzo di casa, puttana Eva. E mi va di lusso che ho già comprato tutti i mobili e devo solo farli arrivare. Solo che c'ho un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra. Devo fare tutto cambio di residenza, un disastro. Fare tutti gli allacciamenti così in sto periodo che magari non lavora nessuno, giustamente. No, ma infatti non sono ottimista. Cioè, io spero, perché la speranza è l'ultima a morire, ma... io spero che almeno ripartano pian piano le attività produttive e si ricomincia a lavorare un minimo con delle precauzioni e che almeno questi bastardi possano traslocare. Solo quello spero. Perché tanto esco, dove cazzo vado qua? Speriamo più che altro almeno comunicano qualcosa di sensato, nel senso che non puoi più rimanere chiuso. Almeno che pian piano, anche con le precauzioni, riusciamo a fare qualcosa. Porca troia. Cosa è successo? Adesso ti rompo il culo. No, ma le lezioni online, boh, sarà... No, ma comunque normalità se ne parla il prossimo anno, perché... No, normalità e non voglio... tanto non è che ci spero. È l'unica cosa che spero, appunto, che vadano a fanculo. No, sto dicendo che ho riempito tipo 6 valigie di roba già per il trasloco. Ah, minchia, super ottimista allora, cazzo. Sì, proprio ottimistissimo, non so come dire. Il problema è che noi siamo la regione peggiore. Se c'è qualcuno a rischio di rimanere ancora in casa, siamo lo so, noi. Il problema è che, porca troia, almeno io non dico ritornare, come dire, aprite i cancelli, però almeno che si possa, non so, andare senza fare assembramenti, senza aprire un cazzo, però che si possa uscire. E almeno loro vanno fuori dai coglioni e traslocano, solo quello voglio. Sì, poi tu ti puoi fare la seconda fase della quarantena in casa nuova, almeno. Sì. Così hai da sistemare un po' di cose. Ah, mi fa slip sto figlio di puttana. Ok, mi ha fatto slip. Però vabbè, chi se ne fotte. Tanto mi attaccherà e mi passerà. Slip sarà... Ciao, Kuroi. Benvenuto nella coppia più trasgressiva di... Sì, proprio trasgression, sì. Porca troia. Tipo, cioè io sapessi cosa ho fatto oggi, diresti, cavolo, questo ragazzo oltre a essere vecchio è anche trasgressivo, pazzesco. Sì. Aspetta, fire orb, vai. Sì, ficcati dentro Kuroi, cozzo, entra! Oh! Sai chi è Kuroi? Kuroi è uno che giocava con me a Final Fantasy XI, fra l'altro. È lui, probabilmente. Perché la nostra gita era internazionale. No, non abbiamo ancora deciso il gioco International International Link Shell perché... Era italiana, ma è diventata internazionale per grande richiesta di ingresso della gente da noi. No, prudenza, non ancora, perché appunto c'è stato sto dibattito su sta Nuzlocke che poi si è inasprito il dialogo e quindi è morta lì. Locke, ma porterai mai dei giochi, non dico recenti, ma post 2000 che non siano Final Fantasy? Mica, che domanda difficile, cazzo. Non lo so, penso di sì. Un GDR post 2000. Ma Final Fantasy X che anno è, scusa? È 99. Ah, 99. Sono diventato uno spaventapassero. E adesso? 99-2000, perché c'era il project... Cosa posso fare da spaventapassero, scusami? Project X.
Oggetti non li usa, attacco non lo fa. Posso fare il Fire Orb? Vediamo. Magari mi ha fatto il danno di brutto. No, 26. Ma non è così male come status, dai. Diamogli però la panacea. Able Juice. Comunque l'altro giorno ci hanno detto che tipo il 4, sempre che ci fanno andare a turno, come già molte aziende stanno facendo, sì, sì, sì. Però... Oh cazzo, mi ha mangiato! Mi ha mangiato! Cazzo. Ma sti boss turno, tra l'altro tra mattina e pomeriggio, neanche stai a casa, non so, due giorni vanno uno, tre giorni l'altro, così. Cazzo serve mattina e pomeriggio? Cioè se uno sta lì, sta tutto il giorno. Sì, in effetti ha molto più senso far stare a casa la gente... E gli, cioè, gli fai usare un giorno di ferie piuttosto. Infatti non lo so come cazzo ragionano. No vabbè, non è che fai un giorno di ferie. A casa lavori. Ah, perché tieni la gente in smart working comunque. Sì sì, la tieni smart. Però volevano comunque riaprire cioè rifarci andare in ufficio comunque. Buonasera Nicola 9216. Ciao, da Nicola, quanto Nicola. Siamo in live. Sai che devo mettere il comando anche per quello? Ci sono un sacco di cose che io dovrei mettere su questo canale. Sì, e ma ogni volta... un sacco proprio. E ogni volta ci penso. Qualcuno gli ricorda qualcosa. No, ma non ci pensi in realtà. No, tu ti ricordi adesso... qualcosa che dice qualcuno. Esatto, e dice, ah, è vero, esatto. Che c'è... lo so, però vabbè, non è che posso... Queste cose sono innumerevoli. Cioè c'è proprio una lista. Lo so, ma se io facessi una lista mentale... Adesso faccio una lista, adesso faccio una cazzo di lista. Sì, è da poco che abbiamo riaperto sto canale, quindi... Dov'è il mio telefono? Dove ho messo il telefono, vai? Ah, ce l'ho in tasca, adesso c'ho il telefono in tasca. Allora, tu sei l'unico, Nicola... Tu sei l'unico... No, ma tu sei l'unico che a casa... In casa tu hai il telefono in tasca. Allora, no, adesso Nicola mi ha detto una cosa, adesso vado su... Diego, il mio amico Diego su WhatsApp, gli dico... Ricordami... Due punti, ricordami... comando uptime, o come cazzo si dice uptime, poi comunque è dalle 9 e mezza che siamo più o meno in live, poi, di solito siamo in quell'orario lì, tenere le donazioni comode, che ieri non ce l'avevo comoda, non ho letto il commento, tenere le donazioni comode. E poi cos'altro, ma me lo c'era? Stai scrivendo veramente a me? Sì, così io ti ricordi anche tu. Ah beh, bravo. E poi non mi ricordo più. Attacca sto coglione. Là. Scrowfuckade. Ho letto scrowfuck io. Ah no, è il coso che divento. Intanto faccio il Fire Orb, quindi. Buonasera. Ciao, Dante. Non muore mai sto coglione, come tutti i nemici di sto gioco. Nessuno muore mai. Ma perché sei in due, fai pochi danni e... sono in due perché è il massimo di personaggi che mi consente. È un gioco vecchio. E cosa vuol dire? Che non è ovvio. È che... infatti, è un gioco vecchio visto che non è ovvio. Cioè... aspetta che faccio entrare i cani. Arrivo subito. Bravo. Dovete sapere che Locke c'ha una cazzo di casa che... quando lui va su e giù, no? Perché c'ha una casa vecchissima di... e c'ha sti cazzo di scalini che sono proprio... ma non ripidi. Proprio ripidissimi. Il tu puoi andare su nella sua cazzo ride, di casa. Nella sua cazzo di casa. Tu praticamente prima che sali all'ultimo piano, a parte che fai una fatica e ci sono sti cazzo di scalini che sono... Madonna! Sì, sì, sono quelle case vecchie che sono tipo pendenti. Pendenti, sì, tipo la torre di Pisa, casa mia. Sì, sono tipo ripide e tipo sconnessi, gli scalini non sono uguali. No, sono tutti uguali. Ah, che cazzo. Sono uguali gli scalini, adesso non esageriamo. Sono stati... uguali alti, sì, alti. Sì, sono uguali. Sono spessi, vabbè, saranno anche uguali, però ti danno proprio la sensazione di strapiombo. Cioè, tu, sì, ti affacci, sembra che stai per cadere. Dante, non puoi dirmi che hai paura di spoilerarti un gioco di 50 anni fa, cazzo, dai. Ce la facciamo ad ammazzarlo, sto qua, cazzo. Un miliardo di vita. Mi cura. Dai, Dante, tieni in play la live senza guardarla, allora. Sì, effettivamente potresti metterci come sottofondo. Esatto. Sei cozzo.
E poi cos'altro? E no, poi basta, queste sono le cose fondamentali. Fatto mangia sempre lo stesso, non mangia mai. Lucifer, vale. Cosa tenete? Cosa usate? Cosa usa il prof per le lezioni? Zoom. Zoom. Faglielo dire a lui, che lo saprà cosa cazzo usa il suo prof. Perché noi usiamo sempre ste... Non ho già usato, ho già usato Microsoft Teams, ho già usato Webex, che è una roba interna, aziendale. Microsoft Teams. Sì. E poi ho usato, vabbè, Hangout, e fa cagare, però. E stavo studiando qualcosa di... qualche piattaforma figa per fare ste... Ah, vedi, usa Microsoft Teams. Sì. Che non è male, effettivamente. Diamo io un po' di HP a sta qua, intanto un po' di HP diamo. E GG. Perché, vabbè, a parte che tutti hanno le loro connessioni, quindi non è quello. Però, mi piacerebbe che se ci fosse anche una... Perché ho visto che c'era anche una... non so come si chiamasse, una piattaforma che potevi anche scrivere. Ma penso che in tutte le piattaforme di video meeting puoi anche scrivere, scusami. O no? Boh, non lo so. O non l'abbiamo mai usato noi e c'è in tutte, oppure boh. Ah, e Zoom usavano tutti, infatti, ho visto che tanti usavano Zoom. Sì, sì, Zoom lo usano tutti. Però non so neanche come funziona, sinceramente. Ok. Oh, cazzo, ok, devo prendere i coin. No, c'è il coin che valeva di più e non l'ho preso, che sono un coin. Comunque, pensa a sta quarantena, non so, 20 anni fa. C'è una roba senza internet, senza... Cioè c'era, giocavi però... a Final Fantasy? No, capito. Però, puttana, vabbè, 20 anni fa c'era internet, o sbaglio? 13 anni, c'era 56k? Sì, c'è presente. Che figo sto minigioco. Devi fare così, così, e pigli coin. Ma non puoi prenderli tutti. Vabbè, prendo quello che posso. Ho preso quello verde che vale di più. Ma che spawnano, anche. Top player lock. Tu fai così. Schiacci. No. Poi prendo quelli verdi che valgono di più. E poi vado qua. E prendo. Hai visto che roba? Mamma mia, lock. Dove vado? Destra o sinistra? Secondo me di qua c'è più roba. Qua. Cosa studiate? Le materie? Sì, ma non è... non sono a scuola ordinaria. Sono in università. Sto piando per il culo. Avranno anche scelta, sti poveri... No, cazzo! Oh. Ma cosa fai? Se schiacci nuota? Si dà, va su per prendere più monete. No, for the barrel jumping event. Scienza per i media e istituzioni. La scenografia. Ok, chiaro. Informatica. Vabbè, interessante. Ma scusa, scienze per i media e istituzioni, cosa vuol dire? Credo che sia una di quelle robe nuove. Cioè, la cosa tipo giornalismo, no, neanche. Credo che sia una roba più legata... più legata al... vabbè, ma non ne becco una di moneta, porca di quella troia. Tu salti proprio quando non c'è. Ma guarda che con questa prospettiva non è un cazzo facile capire. No, non è facile. Comunicazione pure di giornalismo, vedi. Marketing, ok. Abbiamo bisogno noi di un consulente marketing. Allora. Sì. E quindi dimmi, ma tipo una dimmi una materia, cioè cosa così porca in cosa di diventi fai schifo, ma puoi rifarlo proprio anche. No. Qua non è che perdi vita, perdi solo soldi praticamente, peggio ancora. Comunque non ne stai prendendo. No, ho preso mezzo, le ho perse anche, quando mi becca il pesce perdo soldi. Il pesce mi ha fottuto tutti i soldi. Eccolo, bastardo! Ma io salto per la moneta, atterro e non ho il tempo di fare il salto per il pesce. Ormai, ciao. Siamo solo a testa di un tizio. Queste università dove sono? Dove sono nella vostra città o dovete spostarvi? Comunque anche quello è un bello sbatti. Se uno dovesse andare... io ce l'avevo ad Asti, per fortuna. Però poi devi andare a Torino, ti rompi il cazzo.
Dipende, magari ti piace Torino. Ci sono anche gli studenti che se la godono la trasferta. Ah no, se la godono di brutto, cioè, perché magari fanno, pigliano un appartamento, ci sono quelli infatti, che... Cioè, ci oddio, sta. Se sei d'Asti a Torino non lo pigli l'appartamento. Cioè. No, se sei d'Asti no. Però no, Torino ha delle facoltà per cui viene gente anche da giù. Io ero uscito con una ragazza che andava all'università a Torino, viveva da sola e lei faceva e veniva dalla Puglia... L'accento mi pareva fosse pugliese. Comunque è già abbastanza peso, sì. Come dici tu, che sì. Tu, cioè tu vai lì, c'hai 20 anni magari, devi fare l'università. Sì, no, lei aveva, sola, 22 cioè, ovvio. Aveva 22 anni, tipo. Beh, però non aveva problemi di soldi, eh. Cioè, vabbè, su quello... Tu immagina che sei lì e ha tutto pagato, lei doveva soltanto... Sì, sì, studiare. Solo studiare, cioè. Teoricamente. Poi era completamente fuori di testa, cioè. Un'altra di quelle completamente matte, matta forte. Questa l'avevo raccontata lei. Infatti con questa qua non ci ho fatto niente. Sono tre volte a Torino, non ci ho fatto un cazzo. Ma questa è a fuori di testa, ti racconto questa storia. Praticamente, siamo usciti, secondo appuntamento era, e siamo andati al bowling. Sai quel bowling di Torino dove andavamo sempre? Sì, sì, lì. King Bowling. King Bowling. King Bowl. Quello, cioè. Al King Bowling abbiamo giocato, poi siamo andati a bere, poi siamo fermati in macchina in un posto. Altro, scusa, parentesi, hai giocato a bowling? No, 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 abbiamo giocato ai videogiochi. Ah, e... ah, ok, sì, sì, ok. No, no. E cosa devo fare? Ok. Abbiamo giocato ai videogiochi. Comunque, poi siamo fermati in macchina e, boh, non sono riuscito a fare il passo per... Comunque, lei aveva un problema col portatile. Non le andava la scheda di rete. Allora io ho cercato i driver della sua scheda di rete, volevo farle un favore. E scusa, siete usciti, lei c'aveva il portatile? No, 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 il giorno dopo era questo, ok? Il giorno dopo. Lei mi ha detto, mi ha raccontato quella sera parlando che aveva sto problema col PC. Lucifer, sì, t'avevo fatto... Vabbè, poi te le rifaccio. Di? E comunque aveva sto problema col PC, allora io le mando i driver della scheda di rete, ok? Il problema però non era un problema software di questa scheda di rete, era proprio la scheda di rete che era partita completamente. Quindi cos'è successo? Quando io le ho messo il driver nuovo, il PC si è riavviato, ha forzato l'attivazione di questa cazzo di scheda di rete che era rotta e si è piantato... Sì, voglio un recap, non ho capito, aspetta. Smith invaded the world and... Thorson and Bowser were thrown the wimp... The shooting star... Bla 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 bla. Ok. No. Comunque, le si è riavviato il PC e si è piantato tutto. Praticamente Windows ha portato ad avviare questa cazzo di scheda di rete e gli ha proprio piantato il computer di brutto. Mi arriva un audio incazzato nero. Guarda che solo perché non te l'ho data, non mi dovevi fottere il computer con un virus. Ah, ma aspetta, sì. Forse adesso mi ricordo. Io ho detto perché no. Mi ricordo che c'è stata proprio una fuori, ma non pazza, cioè questa proprio... Fuori dal mondo. Sì. E allora tipo ho detto, ma che cazzo dici? Le ho detto. Le ho spiegato, le ho telefonato. Guarda che se fai così lo recuperi. Do solo vi avviare il PC in modalità sicura. Che cazzo era? Si poteva risolvere disattivando la scheda di rete, entrando nel PC in modalità sicura o facendo magari un ripristino. Non mi ricordo. Comunque poi l'ha risolto. Oh, ma era allucinante. Non rispondeva più al telefono. Dicevo, ma tu sei fuori, sei malata, sei fuori di testa. Secondo te io non ti fotto il PC perché... Sì, il malware come nei giochi, cazzo. Ti fotto il PC perché tu... Perché non me l'hai dato. Perché non me la dai, ma porca troia, ma sei malata. E niente, e poi... Bastarda. E quello è un virus. Dovete sapere che tra l'altro Locke, da giovane, era l'erogatore di virus, oltretutto. È vero, perché scaricavo tanta pornografia dai mule. Aveva tutte le chiavette, tu non potevi dire... No, i DVD. No, avevi i DVD, minchia, mettevi i DVD di Locke. Minchia, schermate blu, troia, tutti, cazzo. Dove devo andare? Porca troia. In tutto questo. Go to Rose Town, ok. Lì però lei è mamma, ma fuori dal mondo. Sì, beh, comunque quello è stato solo il primo passo. E poi, cosa è successo? Aspetta, senti, sei carina, sei giovane, faccio correre, cioè, con la prospettiva di fotterti un giorno, nel senso, non nel senso che ti fotto il PC,
nel senso che ti fotto, sopporto. Poi andiamo avanti. Questa roba? Ah, è un negozio, che figo. Froggy Drink, cosa fa? Il party recupera 30 HP? Hai capito? Vabbè. Quanto costa? Costa? 16. Ne piglio 2. Adesso risparmio per gli oggetti che troveremo nella prossima città. E beh, comunque, secondo Strike, diciamo, la seconda cosa assurda. Secondo Strike. Eh sì, ha avuto 3 strike. Praticamente eravamo al telefono un giorno. Ovviamente ascoltavo la conversazione noiosissima. Mi stava raccontando i suoi cazzi che non mi fregava nulla, di zero, di niente. E... ah, ci sono le note musicali? Ah, devo andare dal tizio, mi sa. Ma che cazzo? Vabbè, comunque... cosa succede? Succede che... mentre mi stava parlando, mi sale un attimo in braccio il cane... e non ascolto un pezzetto. E lei è rimasta zitta aspettando che io le rispondessi. E tu è cosa? Su quel pezzetto. Esatto. E tu è cosa? E non mi ascolti, sei un bastardo. Non te ne frega un cazzo di quello che faccio. E tu, ma scusami, mi hai seduto un attimo il cane in braccio. Tutte cazzate mi butta giù. Vabbè. E poi... no, qui devi mettere, devi fare la scala, secondo me, comunque. Sì, ma chi se ne frega? Magari devi... Between the second and the third. Dove mi... sì, vabbè, è difficile. Ma non è che mi interessa. Non devo comporre niente, io vado avanti nel gioco. Poi okay. È obbligatorio sta roba. E ora comunque, evidentemente fuori. E poi l'ultima cosa, è morta mia nonna. E dovevo andare al funerale. E lei mi fa, no, non parliamo di morte con te, che non mi piace parlare di morte con te. Ah, beh, non ne abbiamo parlato, non gli ho più detto un cazzo. E... no, non voglio fare sta roba di nuovo. Boh, la faccio a muzzo. E poi, a un certo punto, che non gli ho più parlato, le ho mandato solo un selfie di me col vestito da mettere al funerale. Detto, secondo te va bene per il funerale? Non mi sembra che voglia dire parlare di morte. E ha sbroccato di nuovo. Guarda che io te l'avevo detto che non volevo parlare di morte, ma ha sbucato malissimo. È che io gli ho scritto, senti. Ma no, ma mi ricordo tu, adesso. Gli ho detto, senti, tu hai qualche problema, io non me la sento di affrontare qualunque cosa sia quella che stiamo affrontando insieme, lasciamo perdere perché... cioè, va bene così. Va bene così, cioè non voglio avere problemi, non voglio avere assolutamente cazzi e mazzi vari. E là, adesso è colpa mia! Sì, diciamo probabilmente sì. Diciamo che non è che sia proprio tutta finita, ecco. Senti, se non vuoi finire con... a me le psicopatiche piacciono, però il giusto tipo di psicopatica. Cazzo è? La psicopatica che ti scopa finché non muovi, quella mi piace. Ho un super jump adesso. Figo. Proviamolo. Che è uguale al jump normale, ma fa 46. Boh, non so quanto resistono sti cosi. Psicopatico. Cos'è psicopatico? Vediamo. L'ho curato. Cos'è che ho fatto? Non mi fanno un cazzo sti cosi. Ma da quando abbiamo imparato delle abilità? Quando abbiamo fatto il boss, salendo di livello. Ah... senti, faccio una magia ad area. Thunderbolt e GG. Sì, probabilmente mi scopava... non lo so, le ragazze del sud in effetti sono sempre più calde e calienti. Però non ne valeva la pena. Perché tempo che ci arrivavi... non era neanche una di quelle che te le ammollava subito. Quindi tempo che ci arrivavi... poi parlava ancora del suo ex, cioè, capito? Cioè... c'erano tutti dei problemi pregressi. Già quella era un presupposto, esatto. Che diceva già non stiamo andando benissimo. Perché se usciamo di parlare del tuo ex, mi caghi il cazzo. Vuol dire che già No funziona. E quindi no, andata meglio così. Perché mi creava solo problemi di sicuro. Ok. Io dico anche proprio da gestire. Porca. Lo comandi tu? No magari.
Va bene, lo prenderò come la strada giusta. Sì. E dico anche da gestire tu, cioè lì non puoi sbagliare niente, ma che poi neanche No, sbagliare, devi essere come frame dire, perfect con devi quello. essere proprio, Sì, infatti, sì. proprio, ma cioè puttana Eva, vuol dire che pazzesco Oh, proprio. zero serenità, zero serenità. No, ma infatti non ha senso. Però Cioè. come cazzo fai a vivere così? Cioè, io dico, sì, sicuramente non hai tutto finito, ma porca troia, vivere in ansia così che l'altro magari. Guarda, è proprio l'ansia di non essere considerata, sai, magari Sì, di boh, non non so, essere magari ascoltata, c'è che cazzo ne qualcosa di so. pregresso, però hai capito che. No, sicuro, però come fai a vivere di continuo così Ma io. e più che altro attribuire a una persona che hai appena conosciuto, ma da 5 secondi, un'importanza così come se non ti caga per mezzo secondo scleri, cioè. Sì, ma perché lei pensava che non la stesse ascoltando da chissà quanto tempo, perché stava facendo un monologo infinito, no? Sì, È proprio no. partita con un monologo che non finiva più. A fare cover sta troia di stellina di merda. Perché le stelle marine si rigenerano. Ah, mi spiace che ti fosse crollata la connessione, ti sei perso il racconto della tipa. Sì. No, ma no, lui voleva sulla cosa della sua università. Ah. Che cos'è? Eh no, Però che. che se avevamo detto qualcosa Sì, la di connessione gli è crollata però. Di ad adesso, tipo. adesso di Sì, nuovo. di nuovo. Wow. Comunque, vabbè, mai più. Cioè, nel senso. Adesso, infatti. Lì è stato. Io all'inizio non facevo selezione all'ingresso, per intenderci. Facevi scusa che ti ho No, non perso? facevo selezione all'ingresso io prima. Ah, no, figurati. C'hai il tavolo? No, Adesso. guarda, non, no, entra pure, vai tranquilla, tanto. Invece adesso, Questa è una delle prime esperienze che mi ha sei in fatto lista? fare. Ma no, ma neanche. Cioè, basta che. Cioè, un minimo di evitare i Vabbè, problemi ma proprio. quella comunque è una cosa, cioè, è, Con come quale coraggio potevi dire. fare selezione? Proprio. Madonna, ma sei spietato. Sulla pietà, cazzo. Nessuna pietà, Come cazzo. cazzo si fa a fare sto Come salto? cazzo ti permetti di fare selezione? Allora, Devi qua. prendere il tempo giusto, più che Mai altro. più. Non è così. Ma tu puoi saltare subito sull'altro? No. Se no non ci sarebbe sta roba, presumo. No, vedi, non è abbastanza. Poi così io ho un po' il ritmo. Guarda come si toccano vicini adesso. Infatti, bravo. Speravo. Non è ovvissimo, è quello. Guarda che fa sti salti isometrici. Non è un cazzo facile. Porca troia, è caduto da solo. Ok. Ma che cazzo fai? Io lo voglio quello scrigno. O Però sulla. dico, no, di lì non si tratta di No! selezione. No, sei un coglione. Sono una faccia di Cioè, lì merda. non si tratta di selezione all'ingresso, si tratta proprio di. Di amor proprio. Cioè. Non puoi. Ma. È solo una Stai un questione di. attimo, fai due o tre giri su quello, sul secondo, un attimo per capire. Aspetta. Ma non va, non. Ah, è in là, ho capito. È in là, non vedi che non fa Sì, ho visto sull'ombra? l'ombra. Sì, ho visto l'ombra adesso. Ho dato per scontato che fosse facile almeno il salto dopo. Invece no. Puttana Ma maledetta. se prospettive non sono. Perché di nuovo 3D. Ma non è neanche 3D. Ah, c'è un coin grande. In tutto sto casino per un coin grande. E sta strada è anche un vicolo cieco. Era solo per prendere un coin grosso, vabbè. Coin. Coin! E dove cazzo devo andare? Di qua? No, di qua sto tornando indietro, però piglio il fungo. E qua sto andando indietro anche di brutto. Ma di qui? Ci deve essere qualcosa che non ho preso. No, perché qua vado lì. Ah, vedi, ti portano in posti diversi. Tipo anche questo mi porterà qui. Poi mi porta qui, che è il posto per andare avanti nel gioco. Diglielo. C'è un nemico lì che mi aspetta giusto un pelo in agguato. Uè, è un ladro.
Aspetta. Sono preparato a tutto, sì. Che comunque stavo pensando, chissà adesso come saranno le uscite. Cioè adesso devi uscire con una tipa che becchi magari così. Non prendere al ristorante. Come cazzo fai? Non c'è di ristorante, quello, non c'è un cazzo. È una figata. È una figata non assurda. Non devi pagargli niente, non devi pagare niente. No, te la porti a casa direttamente. Cioè, direttamente, c'è perché ormai... C'è pure la scusa easy per portartela a casa direttamente. Proprio easy, directly e Tom. Esatto. Proprio. Che all'inizio, cioè, io ho già avuto primi appuntamenti a casa mia, è fattibile. Però è ovvio che devi trovarne una bella, bella svigia. Cioè una deve che... essere già pronta a sì, tutto. Sì, una che si fa zero problemi. Invece adesso... Che cazzo vuoi fare? Io c'ho la casa libera, vivo da solo. Cioè, tutto di guadagnato, capito? Mi segue, no? Vieni qua. Che palle. Comunque queste piattaforme hanno un po' rotto il cazzo, non so come dire. Basta capirle. Top. Ma c'è tutto da fare in realtà. Ta. Lo rincoglionisco anche. Siccome se lo attaccavo. Guarda, proviamo con. Vabbè. Se lo attaccavo mentre era rincoglionito un secondo, succedeva qualcosa. Sì, magari avevi il vantaggio. Ma questo è lo sfondo. Se questo sarà debole al fuoco di sicuro. Bastardo, ancora vivo. Adesso abbiamo un botto di MP però. Sì, anche perché adesso potrei fare solo più le cose in casa. Cioè, ti troverai in casa, ma nella fase 2. Cioè, non ci sono i posti. I ristoranti apriranno, non so, fine maggio forse. Forse. No, allora, apriranno a metà maggio con consegna tipo takeaway. Quindi la consegna quella proprio classica che tu vai lì e te la prendi via. O consegna a domicilio. Ma non si sa quando apriranno al pubblico normalmente, in realtà. Cioè, non è specificato. Punto. Facciamo più vero un po' di... No, aspetta. HP Rain su Mario che sta morendo, cazzo. Il Covid Cinematic Universe nella fase 2 sarà incredibile. Sarà molto strano, più che altro. Sarà tutto diverso, cazzo. Cioè, comunque sembra, ma... Mangiare fuori, il bello di mangiare fuori è mangiare fuori al ristorante. Lo so. Cioè, è a parte quella... che adesso con la bella stagione probabilmente si... Magari alcuni posti si... No, ma non si puoi... adeguano fuori. E non puoi. Non puoi, neanche nella fase 2. Si può solo portare via il cibo. Non puoi fare aggregazione. Per adesso. Per dopo. Adesso, sì. Dopo grazie al cazzo. Però il fatto è che non è che tutti hanno il Dior. Cioè... Vediamo un po' le beccati da rincoglioniti. E sono più forti. C'è un party OP, cazzo. C'è il ragno che mi rompe il culo. Madonna. Però se lo bruci. Devo aumentare il potere magico di Mario, mi sa. Oppure concentrarmi solo sull'attacco fisico, perché non vale più la pena. Sì, anche meno perché 40 coperti, i ristoranti di solito tendono a usare il più possibile lo spazio. Quindi in realtà non sarà il 50%, come si dice. Sarà meno del 50%. Perché a volte non avete mai visto quei tavoli, quelle zone dei ristoranti dove magari c'è in mezzo un tavolo da 6 e satelliti 1000 tavolini da 2. Quello è un classico. Una roba del quella stanza del genere, se tu vai a metri, come cazzo fai? Cioè, non puoi. No, un po'. Cioè, boh. Ma secondo me metteranno magari delle... dei cosi che separano, dei plexiglass, sì, quelli puoi quelle robe puoi lì. Puoi metterli, però rimane la regola della distanza. E poi mica, tu immagina... Ciao, Updor. Tu immagini andare al ristorante col plexiglass in mezzo. Ciao, Updor. No, vabbè, cioè... ma tanto è così. Sì, sì, però il cliente... Secondo me dice, affanculo, ma me lo porto via e me lo mangio a casa. Cioè, se io sono con la mia ragazza, per dire, no? E devo andare al ristorante.
Sì, no, tanto vale che... Mi prendo la roba, me la porto a casa e mangio, sì, certo, senza il plexiglass davanti, cioè... E quello è il punto. Perché attacco questo coglione che toglie uno, cazzo? No, ma quello sicuro, però allora a sto punto non ci sarà... Cioè, bisogna cambiare la concezione di ristorante, nel senso... Perché sono visto gli annunci su Facebook delle aziende che iniziano a vendere questi plexiglass da mettere... È per forza. Da mettere nei ristoranti. Se ne parla anche nelle spiagge. Di mettere il plexiglass e chiudere, sì, la, sì, gente. Quello... Proprio sei nel tuo... Esatto. Sei tra due muri di plastica e il tuo cazzo di lettino. Ah, è stata respinta il plexiglass in spiaggia? Piuttosto chiuse, quindi. Sì, anche perché tanto poi vai in acqua, in effetti, quindi... consuma di meno la magia di sto qua. Boh, minchia, i posti di mare che lavorano 3 mesi all'anno sono proprio fottuti. Ma tutti, non so come cazzo fanno a risollevarsi. Beh, adesso c'è una figata che hanno fatto su quel nuovo fondo che hanno fatto con l'Europa. Quello non è male. Praticamente tu puoi fare un prestito con lo Stato e il debito viene poi il prestito è garantito dallo Stato e quindi tu puoi fare il prestito anche se sei protestato. Quindi se sei un locale nella merda che non può fare debiti, non può fare debiti perché non può avere liquidità in quel senso, la puoi avere. E in più faccio scendere tutte. E quindi cosa succede? Tu puoi avere tipo un 25.000 euro free, easy, con un prestito garantito dallo Stato diviso fra tutti gli europei, fra tutti gli stati d'Europa. Quindi è come se chiedessi un prestito all'Europa, per intenderci. Con degli interessi abbastanza vantaggiosi, ho capito. Quindi quello non è male. Quindi un locale che sa che... Quello era il fondo... E no, è un nuovo fondo. Non era è una esistito. Cosa nuova. È nuovo, sì, nuovo. No, perché dovevano appunto... Cioè io ero rimasto che dovevano... Decidere, sì, i termini. Perché l'Europa si rinnova ogni 7 anni. Gli accordi li rinnova ogni 7 anni. E questo era il rinnovo del 2020, praticamente. Sì. Quindi hanno rinnovato così gli accordi. E quindi quello non è male. Perché comunque, metti che chiedi un 25.000 euro, è una liquidità importante per un locale. Quindi cosa succede? Un locale che sa che lavora una volta che apre, un locale che sa che una volta che si parte funziona, gli conviene, investe sti soldi e li restituisce quando se li parte, no? Se chi chiuderà davvero? Le aziende già malsane, quelli che già erano nella merda, quelli che già erano nella merda che dicono che cazzo chiedo a fare un prestito che quando avevo aperto prima arrivavo a malapena in pari a fine mese? Perché dovrei? A quel punto non ha più senso chiedere farsi un debito. Quindi secondo, sì, me... Sì, no, quello sicuro. Però... il fatto che non basta chiedere il prestito per lavorare di nuovo. Se tu sei perché... un locale che lavora, infatti, e riparti e sai che la gente torna, sei a posto. Ma non è che sai. Se hai, in questo periodo qua, hai pensato a come... pensato a come adattarti alla nuova ma situazione. Ma secondo me alcuni, quelli messi meglio, non apriranno. Aspetteranno che sia una situazione più normale. Perché se non hai urgenza, cioè è difficile non averla, però metti questo che non hai urgenza con le action figures di Mario, Peach e Bowser. Sì. Con le bambole, cazzo. E se non hai urgenza di riaprire, tu dici vabbè, aspetto, che tanto non è che se tengo chiuso ancora un mese, no, sì conviene aspettare e aprire a prima potenza. Aspettare. Però gli altri che invece dicono io so che tanto il mio prodotto viene comprato perché è sempre stato così, però non è scontato solo quello, il fatto che ok, come faccio a venderlo in questa situazione? Quello che è la domanda che devono farsi. Chi non se la fa e riapre solo, secondo me non... Ma tanto non può riaprire solo. Perché tanto non può neanche riaprire, esatto, solo, sì. Quindi... Il problema è che tipo ho visto dei bar che faranno servizio a domicilio. Però un bar servizio a domicilio a botte di 1,50 euro, un caffè e una brioche...
Come cazzo fai? Non ti paghi neanche la benzina per andarci. Ma già i bar non guadagnano. Sì, cioè, esatto. Già i bar, se non fai il pranzo, l'aperitivo e la pericena e cose qua, non guadagni. Esatto. Quindi come cazzo fai? Il bar deve guadagnare sull'evento. Il bar deve guadagnare facendo dalle 7 alle 9 e mezza 200-300 caffè. Ma di più ancora forse, scusami, no, non caffè, certo, scontrini, scontrini, poi fai aperitivo prima di pranzo, poi fai il pranzo, poi fai, cioè, se no, cioè, i bar si spaccano il culo quelli che, cioè, ti devi proprio spaccare il culo. Sì, anche perché per mangiare low cost puoi avere tante alternative adesso. Infatti, e poi non puoi avere tanti dipendenti. Tu ti devi spaccare il culo perché devi fare, magari stai al banco, prepari la cosa, servi e, cioè, minchia, non è ovvio. Infatti, secondo me, molti bar. Diciamo che già ci sono tanti bar di base. È quello. Cioè, i bar sono proprio tanti. Alcuni appiccicati uno all'altro. Cioè. Questo è il personaggio nuovo, fra l'altro. Cioè, il personaggio che prenderemo. Sì? Sì. E dovrebbe essere tipo un mago. Vedremo. Sarà la nostra fine, lei. La fine del nostro paese. Di tutto il mondo, anzi. Poi, secondo me, c'è chi sta peggio. Ci sono paesi che stanno peggio di noi, probabilmente. Già, se parti già da una situazione comunque magari più povera o più cosa, sta roba qua è una ammazzata che... Vabbè, tipo nei paesi proprio poverissimi non cambia un cazzo, probabilmente. Perché hanno un'epidemia ogni 10 minuti lo stesso, nel senso. Questo è solo un altro venerdì. No, però se tu non hai il, non so, non hai tutte nel gruppo Telegram, le comodità. No, perché devo prendere il cellulare che c'è la connessione, cioè c'è lo sport. Gli americani sono ridotti malissimo. Cioè, non sono ridotti male. Gli americani non sono pronti a supportare i cittadini lato stato, e quello è il problema. Cioè, non è uno stato, sono capitalisti, quindi loro sta concezione dell'aiutare il cittadino ce l'hanno relativamente. È uno stato poco presente, per intenderci. Poi mica Trump ha detto che bisogna mettersi l'ammoniaca tipo in vena per curare il virus, porca puttana, mettersi il disinfettante in vena. Cazzo. Comunque, pazzesco che sia presidente, proprio pazzesco. Beh, se addirittura si è candidato... Joe Exotic si è potuto candidare anche Trump, cazzo. È uno spoiler questo. Allora, abbiamo 152 coin. Però adesso andiamo nel negozio di armi prima, vieni qua. Ecco. Allora, cosa vendi tu? Tiksh vende la maglietta spessa, questo. Così almeno ci fanno ancora meno. Poi jump, wake up pin. Previene mutismo e sleep. E questo previene fungo e scarecrow e previene fear. E alla fine questi serviranno di sicuro perché... Questi servono, sì, tanto te li fanno. Perché se me lo vendono uno... Ne ho questo. E questo costa troppo, non posso prenderlo. Ok. C'è uno scrigno lì sopra. Come cazzo facciamo? Aspetta. No. È un infame, non ci arrivo. No, serve qualcosa per prenderlo. Vabbè, comunque, facciamo equip. Shirt, tick shirt, pants, tick pants. Lui non ha... Ah, ecco, c'è un'arma finalmente, sto coglione. E boh. Secondo te gli americani come ne usciranno? C'è New York che... Ah, guarda come si piglia. New York è in assoluto il posto peggiore, i ricchi sono scappati subito. E... New York è tipo un lazzaretto. Cioè, la gente che ha paura di uscire di casa. Proprio paura, non chiusi in casa come noi, proprio paura di uscire. Ma, sì, ma poi tra l'altro in America sono anche molto più... timorati, nel senso, quindi... Ma all'inizio se ne sono sbattuti tantissimo, anche i cittadini, perché Trump diceva abbiamo 15 casi, presto saranno zero.
E ci sono 800. Sì, sì, però poi quando c'è l'allarmismo, quando è partito così, loro si fanno prendere molto più male in generale dalle cose. Sì, tanto hanno i bunker, finalmente possono usarli, cazzo. È vero. Quelli che hanno i bunker non aspettavano altro, cazzo. Finalmente possono andarci. Cos'è? Ma il problema dell'America è che, come dicevamo anche ieri, che era talmente vasta che, minchia, è difficile poi contenere, essere sicuri che, sì, perché che in una parte è sparita. Perché come cazzo fai? Non hanno neanche un controllo così serrato come può essere, sai, qua nelle regioni noi sappiamo che lì c'hanno tot di casi, perché e non, magari non lo sei neanche sicuro, no? Sì. Figurati lì che ogni stato sono anche le viaggia per i cazzi suoi. Le comunità stramega isolate in America che non gliene frega, cioè, no, è quello. Vivono proprio chiuse, più... chiuse fra di loro, quindi magari sono lì e stanno muovendo come cani e nessuno lo in sa. Più cioè. Sì, nessuno lo sa, le infrastrutture, diciamo, anche ieri, cioè, che fanno cagare, cioè, è complicato, infatti, e sarà più lungo di quanto uno possa prevedere per sì, tutti. Più lungo, cioè... di quanto te lo fanno anche vedere, probabilmente, certo. Perché non è detto che te lo vanno, cioè, che venga riportato nel modo giusto, anche se fanno i tamponi, è un casino, cioè. Poi ogni stato ha i suoi interessi. Dove cazzo devo andare? Che poi di base sono sempre lì, tanto il benessere sì, però prima ci sono gli interessi di vabbè, quello ovvio, che l'America, cioè, è in mano alle aziende. L'America, infatti, è in mano quindi... palesemente alle aziende, cioè. Cosa fa sto interruttore? Aperto qualcosa, forse. Ma forse fa sparire le scale. Ah, fa comparire le scale qua che prima non c'erano, penso. Vabbè. Boh, proviamo ad andarcene e tornare nel bosco. A sto punto. Cosa fa questo? Si può dire cagassotto i Todd, comunque. Beh, intanto siamo equipati, siamo OP, andiamo a vedere. La Spagna è messa male. Ah, vedi? No, Roseway. Vediamo prima. Forest Maze è nuovo. Forest Maze, let's go. Qua devo trovare il nuovo membro del party. Vedrai. Vabbè, comunque... aspetta, gli ho preso gli oggetti. Sì. Comunque, Ray... che cosa facciamo per la maratona? Te lo faccio scegliere a te il gioco. Ma io non ci avevo ancora pensato. Non è che... nel senso, bisogna capire cosa... e poi il tuo compleanno scelgo io. Ah, è vero, il mio compleanno. Che figo. Ma sai che io non tra festeggio l'altro il compleanno? No, lo so, non hai fatto un cazzo. Cos'è quello lì? Quello è il cazzo di... questo si incarna, sì, sì. Adesso lo meniamo. Adesso lo riempiamo di botte, cazzo. Poi quando diventa rosso sono cazzi, però. Beh, adesso io rompo il culo, altro che rosso. Aspetta, ti faccio... no, facciamo gli attacchi fisici, che noi possiamo sprecare gli MP che sono pochi in sto gioco. Vigor up. Guarda lì. Più lo meni, più diventa rosso e duro questo nemico, lo sai? Sì. Minchia, ma mena di brutto con l'arma lui adesso. Io ho messo l'arma lui, hai visto che roba? Sì, no, ho visto. Hai visto che roba, Michele? Tipo, tipo un pick. Tac. Fa più danni di Mario. Beh, magari perché su questo nemico. Magari è l'elemento. Ah, no, niente, come non detto. Mi fa un cazzo. Ah, vabbè, perché adesso si è incazzato lui. Si è incazzato sto coso. Fa sandstorm di brutta manetta. Adesso gli faccio... ah, no, guarda, stanno masturbando tutti e due nella vignetta. Gli faccio sì, un fire orb, va? Perché abbiamo capito che questo... ah, ho sbagliato. Tremando. Ho sbagliato. Ah, no, boh, è morto, meno male. Meno male che non ho fatto il fire. Tonino. Tonino. Mua. Ma è uscito un altro? Vabbè, ma su. Quindi per la maratona dovrebbe essere un... secondo voi, un gioco che stiamo già... vai, oddio. Stiamo già provando avanti, ce ne sono due. Sì. Però tipo, sullo stile che poi non portiamo avanti, nel senso... no, secondo me... se cominciamo un gioco che poi portiamo avanti, oppure deve essere una roba tipo... special guest in the night. Io sarei per una roba da portare lock for birthday. Io farei una cosa da portare avanti, perché metti che poi piace e va bene, è divertente. Cos'è? Dice no, non lo facciamo. Cioè, no, ho capito. Ma questo gioco qua quanto dura? Questo se facciamo la maratona lo finiamo. C'è Donkey Kong comunque, incatenato tipo schiavo. Sì, madonna. Porca troia. Sto gioco se fai in... dureva 15 ore, 20 ore, penso. Così tanto? Dici di meno? Non lo so. Ma minchia, 20 ore, puttana Eva.
effettivo è per un sai generico. Che io farei un, farei tipo un Tails. Un Tails? Portare avanti, mi hai detto. Sì. Dici per mettere un GDR diverso, così mettiamo un sacco di carne al fuoco, però. Per Pardon. Mettere tre tipi di GDR che comunque fai una maratona di Tails, ti pigli anche bene, perché Tails è bello. Tails of Symphonia. Ah beh, ovvio. Versione... Non vedo il re, un altro. Sì, il Vesperia potevano giocare, ma in inglese ci metti pesante. Poi ti pianti. No, potremmo giocare... Sì, no, possibilità ci sono. Un Tails sì, sarebbe carino. Sì, l'unico Tails che io farei qua è il Symphonia, comunque. Non farei altri Tails, per adesso, almeno. Eppure, ti sto dicendo. Sì. Ci sarebbe anche il Vesperia, che però in inglese è pesante, ti pianti. Sì, poi per giocarci... Non è un oggetto da prendere. Però per giocarci, fra l'altro, devo attaccare l'Xbox, quello. È un casino. Ma non ce l'hai sul cubo. No, il Vesperia non c'era sul cubo. No, il Vesperia, il Symphonia. Il Symphonia lo emulo. Sì. Il Symphonia lo emuli perché il Dolphin è meglio dell'originale. Sì, infatti è meglio. Quindi lo emuli tranquillamente. Sì, il Vesperia sei costretto. No, beh, c'è anche... Cioè, sai cosa c'è? C'è la Tales Vesperia tipo... Il 2, Deluxe. No, Deluxe Edition, sì. Ma c'è su PC? Sì. C'è su PC, su Steam. Ah, ok. Ah, quello che aveva anche un personaggio in più, vero? Aveva anche un personaggio. Sì, che due personaggi in più addirittura. Non so se lo usi o è al posto di qualcuno. No, usi quello e c'è anche la piratessa. C'è proprio un pezzo in più di storia, tipo. Non l'ho mai giocato io. No, nemmeno io. Sì. Io l'avevo provato, ma poi ho detto, minchia, di nuovo Tails. Si inizia dal Symphonia e poi al massimo si fa quello. Cioè, okay. Sì. Ah, merda. È proprio un puzzle in the night, sto pezzo. Perché c'è scritto Forest Maze. Forest Maze in the night, proprio. Si faccio qui? Ah, beh, torno su e vaffanculo. Devi scegliere quello giusto. No, facciamo solo GDR per adesso, Lucifer. Sì. Non facciamo... Per adesso non facciamo altri giochi. Survival Horror sarebbe l'unica alternativa al GDR, perché è un altro gioco che puoi fare con calma. Sì, però anche lì, non, secondo me, se non... Poi devi conoscerlo proprio bene. Devi conoscerlo bene, perché sì, sennò... Perché sennò devi pensare troppo. Il GDR, poi anche sale... se non lo conosci, va easy. Tipo, poi se sale in Tilt, ti pigli... Cioè, ci sono gli enigmi. Sono difficilissimi, infatti, gli enigmi di Silent Hill. Cioè, oddio, no, perché li fai con internet, quindi non ci sono più enigmi. Però sei sempre lì che magari stai lì a cercare, ti rompi il cazzo. Poi Silent Hill come gioco, se non lo fai proprio seguendo l'atmosfera, non ha senso, perché il gioco in sé non è bello. Silent Hill non ha un buon gameplay. No, ma non è che non è bello farli che non sai, il problema è che se non stai attento è il format è del canale, Lucifer, il punto che noi vogliamo perché fare. Il gioco è un sottofondo mentre noi cazzeggiamo, cioè, e quello è il bello, è per il motivo per cui GDR. Questo deve essere un canale chill, dove tu ti colleghi, te lo metti sotto mentre lavori, mentre ti fai i cazzi tuoi, non deve essere una roba impegnativa. Io amo il survival horror, sono il mio genere preferito, cioè, sì, nel senso, quindi non è quello il punto. Però è per il format del canale in sé, che volevamo... aspetta, fammi schivare. Ce n'è uno che è palesemente... Vabbè, quello... per quello, se fossero stancano, se effettivamente è lo stesso tipo di GDR, nel senso, se fossero solo Final, magari ti rompi il cazzo, ovviamente. Però, cioè, questo qui è un... vabbè, questo qui magari dura poco. Però tipo Final, Tails è un altro tipo di GDR che... 100 io ho fatto! Madonna! Ed è ancora un po' più action, un po' più dinamico... E poi secondo me è proprio ancora un gradino superiore, tipo almeno Symphonia, secondo me è un gradino superiore ai Final, in generale. Perché c'è la fase preparatoring. C'è la fase preparatoring, ma poi ci sono le scenette tra i personaggi, sì, molto più caratterizzate. Non ne faccio partire manco mezza di quelle. No, lo so, però dico, se uno solo gioca per i cazzi porca propri, puttana, non è c'è un qual è quella giusta, porca troia? Aspetta. No, ma i Tails non sono a turni, per esempio. Il Tails picchi sempre. Il Tails non è mai stato a turni. Mai stato a turni. Neanche quelli del Super Nintendo.
Tales of Symphonia non è proprio un gioco, non è proprio un gioco a turni. Ha un movimento che è semi-automatico. Ni, il protagonista. Poi non mi ricordo no. se puoi metterlo. No. Protagonista... No, però tipo vai su una cazzo di linea. Sì, sì, sì. Puoi metterlo sulla line oppure no. Se puoi impostarlo, se non sbaglio. No, ma c'era tipo un semi-automatico manuale, una roba del genere. Ma secondo me cosa devi fare qua che stai girando a casa? No, devo dare quello giusto, presumo. Li sto provando tutti. Adesso, puttana bastarda. E poi non ce n'è uno dove c'è qualcosa, sono solo nemici, porca troia. Che ce n'è di nemici, sì, di c'è anche un po'. Tanto sono immune al veleno, Vespa. Se tu fai il veleno, non lo so. Il gorilla è quello che ha più un macello di vita. Il punto è giocare a qualcosa che è brain dead. Tutto qua. Poi vabbè, sta cosa abbiamo, la diciamo ogni live, perché ogni live c'è qualcuno che ce lo chiede, quindi... Basta. Vabbè, però magari non l'hanno mai... Lo so, però... Ci sta. Mi turba dentro. Ecco, non è che stiamo parlando di come nuovo, sì. Come quando ti fanno queste cazzo di domande dei picchiaduro. Sì, guarda. Esatto, madonna. Adesso fanno le domande sui JRPG, porca puttana. Sì, sì. Ma vi odio tutti, porca troia. Miss, ho qui da fungo. Buh. Mazza sto fungo prima che mi trasforma anche Mario. Ok. Sì, devono anche essere giochi, e la chiudo lì, con che ci hanno comunque, hanno rappresentato qualcosa per noi. Non giochiamo un GDR a muzzo che non mi ha mai giocato, per dire. Magari un giorno qualcosa di nuovo potremmo anche provare. Magari un giorno lo faccio, un giorno lo facciamo, però... E sto provando tutti, c'è qualcosa che non va in sto coso, eh? Perché magari devi ammazzare sti cazzo di bruchi. Dici? Ma non lo so. Aspetta, andiamo qua. Premoli tutti. Sono proprio tutti uguali. Qua non ci sono nemici. Poi sono proprio la stessa stanza. Ma noi tanto qua giochiamo solo a roba a turni, quindi... Principalmente... No, adesso non è a turni. Vabbè, però principalmente giochiamo a roba a turni. Sì. Non è che possiamo star lì ad ascoltare i capricci di ogni singola persona. Anzi, io farò di tutto per... Madonna! Tornet. Non ho capito sto pezzo, lei. Mi sta mandando fuori, non capisco. Ma io direi di andare a salvare. Andiamo a salvare e poi ci penso. Ce lo studiamo. Larry. Minchia Larry. Allora era quel gioco... Sì, cos'era, cazzo? È un punto e clic. Cioè, è vecchissima come serie. È vero. Per le due. Poi c'era dal DOS, Larry. Puttana. Merda. Miss. Ma puoi anche scappare, comunque. Nel senso. Vabbè, ma ormai lo faccio, è Expo. Almeno non siamo overpowered da questa situazione di merda. Minchia, miss, porca troia. Ma è OP sta roba oggi. Bam! Non defense, vuoi fare runaway. Via. Poi tanto se ci ricado dentro di nuovo, che ce n'è un altro. Merda, adesso muoio. Olè. Ma quel cazzo di gioco che giocavano dall'altra parte, quello che c'è, praticamente tu devi scegliere le pick up line. Cazzo. Che cazzo di gioco è? Ah, quello è... Sono morto. Abbiamo tenuto l'exp? Sì, tenevamo l'exp tanto, quindi va benissimo così. Bene. Anzi, fai prima tornare a... Poi siamo livello... Non abbiamo fatto neanche un level up, in effetti, in sto pezzo. Ma non hai combattuto tanto, in realtà. Bene. Bon. Super Seducer, ma non è niente di che. Sì. Boh, ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo domani sera con Final Fantasy X. Con Final 10. Esatto, io avrò mangiato il sushi. Speriamo, adesso domani lo... Adesso vado a vedere su Facebook se c'è anche qua. Puttana Eva. Buonanotte. Roba. Bella. Ciao. Bitches. Ciao.